No, a Brescia ancora? Scusatemi, vorrei iniziare prima perché ci sono alcuni studenti del corso quinta M2 che devono uscire prima, non vogliamo penalizzare questi studenti che perdono una parte della lezione e per cui... A che ora devono uscire? Vorrebbero uscire prima, noi abbiamo già risposto di no. Però iniziamo subito. Va bene. Anzi, potrebbe iniziare, credo, anche quando tutti spente. Allora, eccoci qui. Affrontando l'ultimo intreccio tessile di base in una delle sue declinazioni più significative. Abbiamo parlato di taffetà, abbiamo parlato di diagonale e non ci rimane che parlare di raso. Ma non parleremo di rasi uniti, come abbiamo fatto l'altra volta per il taffetà e per la diagonale, ma affronteremo il tema insieme dei damaschi. Credo che sappiate di che cosa si tratta, ma come sempre apro la lezione con delle annotazioni di carattere tecnico che ci accompagnano poi nell'excursus storico che ho preparato anche questa volta. Il raso, a differenza del taffetà e di uno dei derivati della diagonale che abbiamo visto l'altra volta, che è il batavia, che sono armature tessili caratterizzate da un'assenza di diritto e di rovescio, quindi le due facce di fatto si equivalgono, ovviamente nella diagonale cambia l'inclinazione del motivo a queste diagonali, ha una caratteristica invece profondamente diversa, che cioè quella di avere una faccia ritto e una faccia rovescio che non sono equivalenti. Questo perché, riassumo, come vedete da questo ingrandimento e dallo schema grafico dell'intreccio, la faccia ordito normalmente del raso è caratterizzata da ampie slegature dei fili dell'ordito che creano una superficie quasi estremamente lucida e specchiante, e sono slegature che si accompagnano dei punti di legatura sapientemente orchestrati in modo da essere mascherati. L'intenzione del raso è proprio quello di far sì che i punti di legatura non creano un effetto decorativo, anche seppur minuto, come quello che abbiamo visto invece nella diagonale. La faccia al rovescio, trattandosi sulla faccia diritto di floating di fili, è invece caratterizzata da un maggior apparire della trama, e questo fa sì che la superficie del raso a rovescio sia una caratteristica, abbia la caratteristica di essere una superficie opaca. Ora, proprio probabilmente dall'osservazione delle due facce di questa armatura è nata, anche qui probabilmente tanto tempo fa, abbiamo alcune attestazioni, come sempre cinesi, che risalgono al XIII secolo d.C., l'idea di combinare, facendone un motivo, la faccia ordito e la faccia trama, aiuto, la faccia ordito e la faccia trama di questo intreccio. Ed è nato così una tipologia tessile che è stata chiamata damasco, perché anche qui non sappiamo se damasco fosse uno dei centri produttori più significativi di questo intreccio o, come spesso accade nella denominazione di queste tipologie, un emporio dove venivano commercializzati i tessuti che arrivavano, come sempre, attraverso, ormai abbiamo imparato, la via della seta dall'Oriente fino al bacino del Mediterraneo. Alcune questioni relative all'intreccio damasco che vorrei anticiparvi perché sono delle chiavi di lettura di quello che vi farò vedere poi.
Un problema con il Damasco è quello, un problema risorsa del Damasco è quello dell'accordo, del punto di raccordo fra la faccia Ordito e la faccia trama dell'intreccio. Usiamo le parole di questo Uberto di Berderì, l'avevamo già citato, che nel 1700 scrive questo manuale del disegnatore affrontando anche tematiche relative al disegno tecnico, cioè al disegno per la realizzazione dei tessuti della decorazione a telaio, scrive: non si può far eccellere questa stoffa che per un bel contorno. Quindi il tema del contorno è un tema molto sentito, il cosiddetto tema della scalinatura. Per fare un bel contorno è necessario grande sapienza nell'orchestrare il disegno tecnico, e oggi con le risorse digitali lo sanno benissimo le persone che si occupano di fare le messe in carte per i damaschi, quanto sia importante il raccordo per questa tipologia di armatura che avviene tra le due facce, proprio tra il disegno e il fondo. E l'altra cosa, la scelta di grandi soggetti trattati nobilmente. Osservate bene che i particolari del vostro disegno non contrastino con i motivi principali, allo scopo di conferire quello sviluppo spaziato e proporzionato che la stoffa richiede. Per orchestrare un buon damasco è necessario saper orchestrare una composizione ben organizzata sul piano anche dei rapporti fra pieno e vuoto, perché per le sue caratteristiche tecniche il damasco si presta a disegni, a disegni caratterizzati da superfici piatte, e funziona abbastanza bene con masse grandi. Sulle masse piccole richiede un gran numero di fili al centimetro di riduzione per poter far sì che il disegno del damasco abbia un bell'aspetto. Ecco, vi anticipo che ci sono poi nel corso dei secoli sono state elaborate anche altre tipologie di damasco che sono stati definiti dagli storici del tessuto non più damaschi classici. Il damasco classico, e lo vedremo, quello che attraversa il Rinascimento, che è il momento di massimo splendore, è normalmente basato sul raso da 5. Raramente troviamo un raso da 8. Nel Settecento vedremo che comincia ad affacciarsi una nuova tipologia, lo spiegheremo, che è la combinazione non più fra la faccia ordita e la faccia trama del raso, ma la combinazione fra un raso fili doppi e il gros de tour, e vedremo che cosa succederà. E poi ci sono altre variazioni del damasco che non affronterò in questa sede perché il discorso andrebbe troppo lontano. Cito soltanto una tipologia perché ritornerà nella penultima diapositiva a testimonianza della durata di questo intreccio, che è il lampassetto. Di lampassa abbiamo già parlato la volta scorsa, raccontando di questi punti in diagonale che legano le trame supplementari del lampasto. Il lampassetto è una tipologia tessile un pochino più semplice del lampasto, vi basti sapere che è caratterizzata normalmente da un fondo raso ed è un disegno con trame anche supplementari legate in diagonale che lo fa assomigliare nel suo aspetto a un damasco, ma con il disegno caratterizzato da questi punti in diagonale. Cominciamo con il momento di massimo fulgore. Come vi dicevo, per l'Italia, per le manifatture italiane di questo intreccio tessile. Stiamo parlando del periodo dell'epoca rinascimentale, tardo medioevo, poi pieno rinascimento. Quindi a partire dalla fine del 400, o meglio dalla seconda metà del 400, per arrivare, lo vedremo. Quello che caratterizza questo periodo storico dal punto di vista del damasco, che a differenza degli altri intrecci, di come abbiamo affrontato gli altri intrecci, è un qualche cosa che ha un disegno, è la ricorrenza per circa due secoli di stessi motivi e stessa organizzazione della composizione, che seguiremo nelle diapositive a venire. La composizione principe di questa tipologia tessile
che condivide con i velluti e anche in fondo con la stessa sensibilità del velluto nel gioco di luci, la composizione che vi dicevo caratteristica di questi damaschi rinascimentali è quello che vedete, la composizione a cammino. A cammino è una terminologia storica che venne rinvenuta per la prima volta in un documento fiorentino da questo storico che si chiamava Gargiolli nel 1868. In questo documento a Firenze si parlava, parlando di velluti, ma la cosa si può applicare anche ai damaschi, si parlava di composizioni a griccia e a cammino. La terminologia ha a che fare con la montatura del telaio, mi fermo qui perché il discorso ci porterebbe troppo oltre, e mi limito ad analizzare con voi le caratteristiche della composizione a cammino. Sono degli elementi normalmente che possiamo leggere come una foglia polilobata, 5 lobi, 8 lobi, vedremo che ci sono delle varianti. All'interno di questa foglia polilobata, di cui credo possiate capire il rapporto con l'arco ogivale, siamo ancora in una fase in cui l'arte medievale e l'ogiva medievale, l'arco acuto, influenza la decorazione tessile, racchiude al proprio interno un'infiorescenza che indico con il mouse. Ora, questa infiorescenza nei documenti italiani viene citata come pigna, altrettanto nei documenti spagnoli. La Spagna è un altro dei paesi caratterizzato da una produzione in questi secoli di damaschi e di velluti, vedremo con qualche differenza. E nei documenti francesi invece è citato come chardon. Ed è proprio sono i documenti francesi che ci illuminano su che cosa in realtà volessero raffigurare nei damaschi rinascimentali i maestri tessitori. Si tratta con ogni probabilità del cardo, anzi direi quasi con certezza del cardo, e in particolare la tipologia del cardo stellato. È un fiore che è un fiore che potremmo definire perenne, nel senso che la cui caratteristica è quella di non sfiorire mai, e in questo senso piaceva molto alla mentalità di quel periodo, una mentalità all'insegna della quale non c'era il bello come nuovo, ma il bello aveva a che fare con la categoria dell'eterno e del perenne. Quindi la simbologia del fiore del cardo era perfetta nell'inquadrarsi in questa mentalità rinascimentale. Ora, il cardo è in mille variazioni, e non dobbiamo neanche dimenticare, tra l'altro, che il cardo era noto non soltanto perché era un fiore diffuso, ma perché aveva un utilizzo anche proprio nella cardatura, lo dice la parola stessa, dei panni di lana. E la produzione di panni di lana ha sempre accompagnato, anche se non abbiamo parlato in queste lezioni concentrandosi sulla seta, o meglio, non abbiamo parlato di lana parlando di diagonale, ha sempre accompagnato la produzione serica. Ecco, vi propongo qui un bel dipinto di Raffaello Sanzio, è il ritratto di Maddalena Doni che è a Firenze alla Galleria Palatina del 1506. Le maniche del vestito indossato da Maddalena Doni sono proprio di un bel damasco blu. Ecco, parleremo, apriamo già su qualche notazione di costume. Questa lezione potremmo definirla la lezione delle maniche, perché ci renderemo conto dell'importanza delle maniche. Continuo su questo inciso e poi chiudo la parentesi. Le maniche hanno una grande importanza nelle liste dotali, negli inventari notarili. Si trova molto spesso la citazione di paia di maniche che si cambiano. L'abito, la sottana, la gonnella, come si trova scritto nei documenti, non si cambiava, ciò che cambiava era la manica. Questo, apriamo un secondo inciso che ci manda alla storia dell'arte, spiega la ragione per cui, una delle ragioni, per cui la ritrattistica di questo periodo molto spesso è una ritrattistica che rimanda all'antico, alle medaglie antiche, al profilo, alla figura di profilo.
C'è il richiamo all'antico sicuramente che caratterizza questo secolo, l'abbiamo imparato tutti studiando la letteratura, studiando l'arte e la mentalità del Rinascimento. Ma c'è anche il fatto che si voleva esibire proprio la ricchezza delle maniche, perché come voi sapete i ritratti, specie nei ritratti, c'è anche il significato di esibizione del proprio status sociale che è intimamente connesso al proprio status economico. Andiamo avanti un po' più rapidamente, altrimenti io che pensavo di finire prima, oggi finisco ancora più tardi. E adesso prendiamo in analisi le variazioni dei damaschi. A dispetto del fatto che si dica che i damaschi di questo periodo mantengono inalterati motivi decorativi e composizione per quasi due secoli, qualche variazione c'è e ha a che fare con tante ragioni. Centri produttivi diversi piuttosto che influssi che arrivano in diversi momenti di questo periodo storico che andiamo ad affrontare. Cominciamo con questo bel damasco blu che si trova all'Ermitage, che Chiara Vass nei suoi studi sulla Milano, sui tessuti della produzione tessile di Milano, ha proprio attribuito al centro Meneghino. Ecco, e messo molto bene in evidenza dal maestro della Pala Sforzesca, che è la Pinacoteca di Brera, quindi che potete anche andare a vedere di persona essendo qui vicino, che mostra un Ludovico il Moro appena insediato, appena diventato Duca di Milano. La Pala Sforzesca è del 1494, quando Ludovico il Moro diventa Duca di Milano, e veste questa bella cappa, proprio in questo ritratto di profilo di cui abbiamo discusso prima, con questa esibizione di sfarzo notevole che caratterizza la Pala in generale, e veste proprio un damasco simile a questo. Dove vediamo? Riconosciamo la composizione a cammino di cui abbiamo detto sopra, ma con un'articolazione di elementi ed un campo pieno che rende questo damasco particolarmente prezioso. La preziosità di questo damasco risiede anche nelle sue tinture. Gli studi di Chiara Vass hanno permesso di fare anche delle analisi diagnostiche sul tipo di tintura e di inquadrare questo damasco nel campo dell'uso del cosiddetto alessandrino. L'alessandrino era una tintura di guado e di cremisi che dava un po' questo effetto violaceo al blu ed era un tipo di tintura particolarmente pregiato. Questo tipo di damaschi erano ovviamente destinati alla più alta aristocrazia. E infatti ritroviamo più o meno lo stesso damasco. Quello che vi propongo è a Riggisberg, a Berna. Abbiamo già parlato dell'importanza di questo museo nel campo della storia del tessuto. Il ritratto di Foppa di Giovanni Francesco Brivio, anche questo una famiglia notabile di Milano, a quell'epoca, nel 1496 più o meno, quando risale questo dipinto, era intendente delle finanze del Ducato di Milano, e la competizione con il modo di vestire del Duca è resa davvero evidente nella modalità con cui si fa ritrarre, una modalità che abbiamo visto diffusa ma che in questo caso assume proprio il significato di competizione con il Duca, e oltretutto in un damasco che è molto simile. In questa composizione vedete che la foglia polilobata si è articolata in un maggior numero di lobi, dai 5 possono essere 8, e al centro si vede molto bene il cardo stellato, che è proprio caratterizzato da questa corona di piccoli fiori, per l'appunto stellati. Un altro esempio di un damasco di questo tipo, ancora una composizione a cammino, foglia polilobata, cardo stellato in questa bella tonacella che è a Brandeburgo an der Havel, che è poco lontana, una settantina di chilometri da Berlino, nel tesoro ricchissimo della cattedrale di San Pietro e Paolo, e ancora in questo corsetto
di questo signore, di questo Bonifacio Samerbach, che era un professore universitario di Basilea, ritratto da Ansolvay il Giovane. E questo ce la dice lunga anche su come i tessuti di produzione italiana fossero rinomati e fossero davvero venduti anche in tutta Europa, perché erano sinonimo di ricchezza e di prestigio, destinati ovviamente alle case regnanti più importanti e agli esponenti di spicco, fossero nel campo della politica, fossero anche nel campo della cultura, come è il caso di questo professore, che era amico niente po' di meno di Erasmo da Rotterdam, quindi, come dire, era un esponente di quelle che oggi dell'intelligenza europea del momento. Ecco, un altro esempio ancora italiano di questo damasco rosso tinto con cocciniglia, anche di questo pezzo di tessuto che al Museo dei Tessuti di Lione si conosce anche la tintura, e ne avete già visti tanti di damaschi rossi, e quindi questo depone a favore del fatto che il rosso è un colore che simboleggia il potere, e quindi lo troviamo molto spesso connesso al potere, ma che ci permette di fare un affondo sulla varietà, relativa varietà degli elementi decorativi dei damaschi, come vi dicevo prima. Accanto infatti alla foglia polilobata, che racchiude al suo interno il carbo stellato, c'è una seconda corona che affianca la foglia polilobata, dove io lo vedo bene a video, come sempre spero che anche voi lo vediate, c'è questo tronco. Nei documenti purtroppo non si precisa quasi mai di che cosa si tratta, e quindi questo ha dato possibilità agli storici di interrogarsi sui motivi decorativi e fare ricerca, che è anche una bella possibilità che ogni tanto ci viene concessa. Ecco, questo broncone o tronco, in questo caso, potrebbe essere la sempreviva. Vi metto qui una tavola ben più tarda del 1800, ma per ricordarvi di che cosa si tratta. È la sempreviva, come il cardo stellato, è una pianta grassa estremamente diffusa ed è, oserei così dire, infestante. Io stessa ne possiedo una che continua a riprodursi ormai da tempo immemorabile. Ecco, ora, questo motivo della sempreviva ha le sue radici in ciò che si vede, in ciò che si guarda, e la natura, questo è un elemento quasi lapalissiano, è stato da sempre fonte di ispirazione dei tessuti, ma rimanda anche ad una simbologia araldica. Anche qui, una delle imprese del Duca di Milano era proprio l'impresa della sempreviva. E questo ha fatto dire, sempre Chiara Bas, che tanto si è occupata dei damaschi milanesi, che ha cercato di porre le basi per uno studio dei damaschi milanesi, ha fatto dire che quando troviamo una sempreviva in un damasco, necessariamente dobbiamo attribuire la produzione a Milano. Ora, in realtà, io penso questo, che sia piuttosto difficile, laddove non si hanno altri tipi di elementi, attribuire a Milano tout court un damasco sulla base della presenza della sempreviva. Ne è, secondo me, una testimonianza questo damasco, che io in maniera prudenziale ho attribuito all'Italia, ma che in realtà, secondo me, è una produzione veneziana. Venezia era un altro centro importantissimo, una delle altre quattro città importanti in questo periodo per la produzione dei damaschi. Broccato, questo damasco broccato del XV secolo, che si trova a Londra, e lo dico perché questo stupendo ritratto di Giovanni Bellini, che è la National Gallery di Londra, che ritrae il doge Leonardo Loredan, è una dimostrazione di come la cappa, una cappa, un abito formale, perché ovviamente in questo dipinto di Bellini il doge si presenta in un abito di grande formalità, il tessuto
punto di questa cappa è molto simile al damasco del Vittorio Indalbero di Museo, il che mi fa dire che l'elemento della sempreviva, probabilmente per questo suo significato simbolico dell'eternità, era sì un emblema araldico, ma un emblema araldico non connesso in particolare ad una famiglia. Il dibattito è ancora aperto. Ecco, così qualche notazione sull'abbigliamento veneziano, che presenta in Italia delle caratteristiche particolari. La Repubblica di Venezia, fino alla sua caduta ad opera delle armate napoleoniche nel 1797, si caratterizza dal punto di vista vestimentario per delle proprie peculiarità. Il doge, che era a capo della Repubblica di Venezia, vestiva questa cappa e vestiva proprio questo corno, questo berretto che rimanda al berretto frigio bizantino, caratterizzato proprio da questa punta ricurva. E il berretto è realizzato nello stesso tessuto che definisce la cappa del doge Leonardo Loredan. Ecco, dicevamo, abbiamo introdotto Venezia come altra città importante per la produzione dei damaschi rinascimentali. Accanto al doge, anche alcuni esponenti di spicco che esercitavano funzioni politiche importanti, quali i procuratori della Repubblica di Venezia, erano dei funzionari addetti alla gestione dei traffici commerciali. Voi sapete come Venezia fondasse la propria ricchezza e la propria supremazia proprio sul fatto di avere sviluppato una rete di traffici commerciali estremamente importante. Ecco, anche questi funzionari avevano una sorta di uniforme, ed è ovvio che l'uniforme di questi personaggi così importanti della politica veneziana fosse realizzata con tessuti altrettanto veneziani, perché era un modo per diffondere il prestigio della produzione tessile di Venezia nel mondo allora conosciuto. Il procuratore della Repubblica di Venezia indossava una toga realizzata in damasco, ancora una volta rosso, caratterizzato da una estensione dal punto di vista del modulo, del repeat, del pattern tessile enorme. Anche questo segno di un tessuto estremamente ricco, suntuoso e costoso, perché l'ampiezza del modulo definiva, fra tanti altri elementi, il prezzo di un tessuto. E in questo, purtroppo, con ogni probabilità non riuscite a vederlo, ve lo indico io con il mouse. In questo caso, nel caso della veste del procuratore della Repubblica di Venezia, non c'è la sempreviva, come nel caso precedente che avevamo visto per il damasco attribuito a Milano e per il damasco del Vittorio Indalbero Museum di Londra, ma c'è una seconda corona di foglie di cappero. Ecco, questa foglia, la forma di cuore, è la rappresentazione stilizzata della foglia del cappero. Anche qui il cappero è una pianta abbastanza diffusa e molto probabilmente proprio la silhouette della foglia aveva una certa attrattiva per i maestri tessitori, per i disegnatori tessili, e si prestava molto bene ad essere restituita nei damaschi. Ecco, anche qui la presenza della foglia di cappero però non depone necessariamente a favore di una produzione veneziana, l'abbiamo vista a Venezia in questi due casi, perché la troviamo anche in un ritratto di dama, probabilmente Eleonora da Toledo, del bronzino, l'abbiamo visto nella prima lezione, la capacità del bronzino di restituire l'abbigliamento nei suoi ritratti stupefacenti. Ecco, troviamo che la signora in questione indossa questa cappa con un tessuto di cui si intravedono questo gioco di luce e di ombre tipico del damasco e le foglie del cappero. E ancora, eccole qui, le nostre foglie del cappero, in uno dei casi più significativi
della produzione fiorentina di damaschi della metà del 1500, che è il cappotto di Don Garcia. Don Garcia era il figlio di Eleonora da Toledo, che abbiamo visto essere la sposa di Cosimo de' Medici, e quindi di quello che diventerà il signore, il duca di Toscana, e quindi rivestiva una grandissima importanza nel contesto del panorama politico dell'Italia rinascimentale, tale cinquecentesca. Ecco, questo cappotto è stato rinvenuto nella sepoltura, è stato oggetto di uno straordinario restauro a cura di Mary Westman Bulgarella, ed eccolo qui. Probabilmente, non so che cosa voi vediate, ma il damasco del cappotto di Don Garcia è molto simile a questi due frammenti che sono ancora una volta al Vittoria ed Albert Museum. Ed ecco qua sopra, questo è lo sviluppo in piano, lo schema bidimensionale del cappotto, ed ecco come doveva trappeggiare il cappotto indossato dal nostro Don Garcia. Ecco, accanto quindi a questa foglia di cappio che abbiamo visto essere presente nei damaschi veneziani, nei damaschi fiorentini, c'è però un elemento araldico che alcuni storici hanno invece associato in maniera un pochino più puntuale alla produzione fiorentina, e che è il motivo dell'anello del diamante incastonato all'interno di questo fiore di cardo, sempre all'interno di una foglia polilobata e con il broncone, con le foglie del cappero. Ecco, questo è a New York, al Metropolitan Museum, è attribuito a Firenze proprio per via della presenza di questo anello del diamante incastonato, che è un emblema araldico della famiglia Medici, e ritroviamo questo elemento del diamante nel castone, dell'anello, in questo dipinto di Andrea del Sarto, che è il ritratto di una gentildonna che si trova a Firenze alla Galleria degli Uffizi. Ora, quello che caratterizza il bellissimo damasco del Metropolitan, che ha una riduzione di fila e centimetro estremamente elevata, ed ha anche questi passaggi ravvicinati di damasco faccia ritto e faccia rovescio, che ci spiega, ci racconta della preziosità di questo damasco. Ecco, l'elemento in più rispetto ai damaschi che abbiamo visto sono queste tre pere che escono dalla corona e dall'anello che vediamo qui con il diamante. Ora, su questo ci sono delle indagini ancora in corso, il dibattito è ancora aperto. Mary Westman Bulgarella, che si è occupata del restauro del cappotto di Don Garcia e ha fatto tutta una serie di confronti del damasco di questo cappotto con gli altri presenti sul territorio fiorentino, sostiene che ha a che fare proprio con delle famiglie che nel proprio cognome rimandano a Peri, Peri, Perini. Sono state fatte delle ricerche in archivio e pare che la presenza delle tre pere rimandi proprio a questa famiglia fiorentina che si chiamava Peri, di cognome faceva Peri, che aveva, di cui sono documentati i rapporti con il pittore, con questo Andrea del Sarto. Tra l'altro, proprio Andrea del Sarto aveva fatto per questa famiglia Peri una pala d'altare, aveva dipinto una pala d'altare nella chiesa di San Gallo, e l'altare maggiore della chiesa di San Gallo era un altare che era stato pagato dalla confraternita dei Drappieri. Quindi c'è tutta una connessione fra la famiglia Peri, che è una famiglia fiorentina, e il suo essere coinvolta anche nella produzione tessile, che ha fatto supporre che si tratti di un emblema araldico
puntuale o maggiormente puntuale rispetto al discorso sulle insegne che abbiamo fatto in precedenza. È chiaro che si tratta di una gentildonna altolocata, è sufficiente fare mente locale sulla collana che, se ricordate, è lo stesso oggetto di oreficeria che abbiamo visto indossato dal Ludovico il Moro, duca di Milano. Quindi stiamo parlando di un contesto di aristocrazia di alto rango sociale. Ecco, un inciso sulla produzione genovese: abbiamo visto Milano, abbiamo parlato di Venezia, dei raccordi fra queste due città con Firenze, e un accenno alla produzione di Genova, che dovrebbe essere di più di un accenno, perché i damaschi di Genova erano estremamente rinomati e la qualità della produzione genovese è una qualità estremamente elevata. Genova, tra parentesi, sarà, ne farò soltanto un accenno quando parleremo del Seicento, sarà l'unica città che durante la crisi del Seicento, che riguarda questo tipo di intreccio, vedremo di che tipo di crisi si parla, riuscirà a specializzarsi su tre tipologie estremamente ricche, ma la sua capacità di mantenere alto il livello di produzione e la qualità risiede nel fatto che già nel corso del Rinascimento aveva quello che noi oggi chiameremmo il know-how per poter realizzare tessuti di pregio. La caratteristica, una delle caratteristiche della produzione genovese è la presenza di queste corone concentriche estremamente ravvicinate che circondano il motivo del cardo, e il fatto che questo troncone sia molto spesso caratterizzato da questi dettagli, a scacchiera. È un tipo di decoro che troviamo non soltanto nei damaschi, ma anche nella produzione dei velluti. Velluti e damaschi, l'ho anticipato nelle prime diapositive, dal punto di vista del decoro, in questo periodo storico non si differenziavano gli uni dagli altri. Il fatto che io abbia associato a Genova questi tessuti, che sono in contesti museali diversi, da una parte abbiamo un tessuto dell'Ermitage, dall'altro un tessuto che è al Museo del Tessuto di Prato, e questo è un piviale di Genova che si trova, che viene da Genova, si sa, si conosce la provenienza di questo piviale, ma che era da dire costume di Palazzo Pitti, ci racconta ancora una volta della capacità della produzione italiana di raggiungere i mercati più lontani. Ne abbiamo già accennato al fatto che i genovesi avessero delle basi commerciali sul Mar Caspio, e come i genovesi fossero, possiamo aggiungere, i genovesi erano molto ben introdotti in quella che allora si chiamava la Moscovia. Non ci stupisce il fatto che nelle sepolture di regnanti della Moscovia siano stati trovati dei damaschi probabilmente prodotti a Genova. Questo che vi presento era probabilmente una, addirittura la copertura di un'icona. Le icone erano estremamente preziose, sono estremamente preziose nella storia dell'arte di queste terre, e molto spesso le si proteggeva con un tessuto altrettanto prezioso a reiterare questo messaggio che era legato alle icone. Un'ulteriore variazione sul tema sempre dei motivi decorativi del damasco, in questo, analizzando questo tessuto che si trova proprio al Museo della Fondazione, quindi è un tessuto che conosco abbastanza bene, caratterizzato da un modulo abbastanza ampio, è un raso da 5, una riduzione elevata di fili al centimetro e una articolazione
maggiore rispetto ai damaschi precedenti, una minore rigidità, potremmo definirla così, in questa parte superiore, e invece un elemento di forte geometrizzazione nella corona che circonda il fiore del cardo, che ormai abbiamo imparato a essere un elemento caratteristico. Non è più la corona un elemento curvilineo come la foglia polilobato ogivale, come il troncone genovese che abbiamo visto prima, ma è un elemento stellato. Questa è la ragione per cui alcuni storici, cioè la presenza di una forte geometrizzazione, di una rigidità nel disegno, hanno attribuito questa tipologia di tessuti alla Spagna. Guardando alle evidenze storiche che sono rimaste, si dice è spagnolo tutto ciò che ha una maggiore rigidità nel disegno, una maggiore geometrizzazione, e qualcuno ha anche aggiunto la presenza di animali. Di animali in che senso? La presenza di leoni che si affrontano. Perché ci si riferisce a questo elemento? In relazione alla storia spagnola fortemente caratterizzata da una presenza araba e dal fatto che gli arabi, nella loro diffusione nel bacino del Mediterraneo e nel loro giungere in Spagna, abbiano continuato a trasportare uno degli elementi decorativi cardine della produzione persiana del VI secolo d.C., che era il motivo dell'albero della vita affrontato da animali. Ecco, anche qui difficile dire davvero con precisione. Per qualche caso si ha la fortuna di trovare anche delle referenze documentali che aiutano a fare l'attribuzione. In altri casi semplicemente è possibile parlare di possibilità, di ipotesi e null'altro. Con queste le diapositive che vengono, aggiungiamo un'ulteriore variazione, ancora una volta dico a dispetto di questi damaschi che molto spesso possono sembrare noiosi dal punto di vista della loro decorazione, ed è il tema dell'anfora. Lo troviamo in diversi esemplari. Il tema dell'anfora si sovrappone o si sostituisce al motivo centrale del cardo, che nel corso del tempo si trasforma molto spesso proprio in un trionfo vegetale che qualche volta fuoriesce da un'anfora. Lo vediamo qui in un bellissimo esempio fiorentino che presenta un'articolazione cromatica inusitata. È davvero raro, è un segno specifico, questo sì, della produzione fiorentina. Il fondo è un damasco classico, addirittura un damasco bianco. I damaschi bianchi e i damaschi neri erano particolarmente pregiati, perché per ottenere il bianco era necessario procedere alla cosiddetta sbiancatura. La sbiancatura veniva fatta attraverso l'urina ed era un procedimento lungo che si sommava alla lunghezza della produzione a telaio, della tessitura. Il nero altrettanto richiedeva l'utilizzo di sostanze particolari, la limatura di spade, quindi delle sostanze che contenevano tannini, che andavano molto spesso a corrodere la fibra, quindi era una tintura che andava maneggiata con grande cura e che faceva sì che questi tessuti si deteriorassero molto molto rapidamente. Questo li rendeva ancora più preziosi, e questa tra parentesi anche la ragione per cui di damaschi neri nelle collezioni non se ne trovano praticamente mai. Gli esemplari sono rari. Ecco, qui vediamo accanto a questa presenza di un fondo bianco su bianco, giocato sulla faccia ordita e la faccia trama del damasco, l'elemento del broccato, cioè di trame supplementari che lavorano solo nella porzione del disegno,
ne abbiamo visti tanti di broccati per il Settecento, ma la produzione dei broccati ha un'origine più antica, lo vediamo adesso, con questo bel motivo del vaso vaccellato di origine classica, da cui proprio fuoriescono queste piume, fiori piumati, non saprei come definirli. Il disegno è talmente stilizzato che riconoscere delle tipologie floreali precise è piuttosto difficile. E eccolo qua, in questo dipinto di Marco Marziale che è a Londra, la National Gallery, che raffigura il momento della circoncisione, è un tema di carattere sacro, dove vediamo che i protagonisti, in particolare questo è Giuseppe, veste proprio questa casula, di casule ne abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, con questa sorta di corta mantellina, e direi che non c'è dubbio che la mantellina di Giuseppe era realizzata proprio con un damasco fiorentino con il motivo dell'anfora. Ed ecco un altro damasco, anche questo è nel Museo della Fondazione. Io ho messo della didascalia Italia, qualche altro storico parlerebbe di Spagna, perché c'è la presenza dei leoni che si affrontano, dove il motivo dell'albero della vita è diventato un vaso vaccellato di origine classica da cui fuoriesce un garofano. Il garofano da dove arriva? Il garofano insieme al tulipano arriva dalla Turchia. Non dobbiamo dimenticare che nel corso del Cinquecento anche la Turchia diventa un centro di produzione importante, perché i vari sultani sono consumatori di lusso e producono anche tessuti di lusso per il proprio consumo. Ed ecco qui un dipinto, vediamo se riesco a tornare indietro, è la famiglia Gozzadini, 1584, la Pinacoteca di Bologna, e questo è un dipinto che ci aiuta a capire tanto sui damaschi con le anfore. Ecco qui una delle figlie di questo senatore di Bologna, Gozzadini, che veste proprio una gonnella, un abito con un motivo a damasco, con un damasco con probabilità e il motivo dell'anfora. Ma ci racconta anche, rispetto al discorso della Spagna, come la Spagna, non sappiamo se, come dire, non possiamo attribuire con sicurezza i damaschi alla Spagna, ma possiamo dire con certezza che a partire dal Cinquecento l'influenza spagnola nel campo del costume è un'influenza predominante in Europa. Ne avevamo già accennato al fatto che la Spagna è la nazione che, più che emergente, è emersa ormai con la conquista dell'America, è entrata in possesso di grandi ricchezze che le permettono di lanciarsi in questo periodo di grande splendore, di grande ricchezza, e la moda spagnola, per via anche di politiche matrimoniali che fanno sì, e di conquiste che fanno sì che gli spagnoli o siano presenti direttamente in Europa o siano presenti attraverso una corta politica matrimoniale, ecco che l'abbigliamento alla spagnola diventa l'abbigliamento di moda. E quindi la famiglia Gozzadini, che è la famiglia di questo senatore di Bologna, Bologna faceva parte dello Stato Pontificio, veste alla spagnola. L'abito alla spagnola è caratterizzato da una certa rigidità, potremmo sintetizzarne lo schema in due triangoli, in due coni, un cono rappresentato dal corpetto, al di sotto del corpetto si indossavano delle vere e proprie gabbie, molto spesso metalliche, se ne sono conservate anche nei musei, che sono dei anche capolavori di metallurgia, le gabbie stesse, e la sopravveste, che era questa gonna molto spesso aperta, altrettanto rigida, sotto si indossava il verdugade, che qui l'addizione, ci sono diverse edizioni,
che era un sistema per irrigidire la gonna. In questa concezione del corpo che doveva andare a scomparire, in relazione anche al tema di del decoro legato alla religiosità post-tridentina, post-concilio di Trento. Non posso spingermi oltre, e do per assodato che voi questo che vi, possiate orientare. Ecco, e ancora il motivo del vaso vaccellato che riconosciamo dopo aver visto i damaschi precedenti in questo dipinto di fine secolo, di uno dei capisaldi della storia dell'arte, che è il nostro Caravaggio, raffigura la Maddalena penitente a Roma, la Galleria Dora Pamphili, e qui il motivo, accanto a notazioni di carattere vestimentario che potremmo fare, la presenza della camicia, di cui abbiamo discusso durante la prima lezione. Ecco, ma quello che mi preme sottolineare è che qui il motivo del vaso enorme, ingigantito, ha anche una valenza simbolica, perché questo dipinto ritrae Maddalena penitente e l'attributo di Maria Maddalena è proprio il vaso, con il quale, vi ricordate, il vaso dal quale poi prende l'unguento per lambire i piedi di Gesù. Ecco, quindi qui il motivo del vaso si carica anche di un significato simbolico. Ed ecco un frammento molto piccolo ma estremamente prezioso che è al Cleveland Museum negli Stati Uniti. Anche la collezione del Cleveland Museum è una collezione abbastanza ricca, è una collezione online, vi invito, se ne avete voglia, ad analizzare, ad andare a guardare la risorsa online che ha questo museo. Ecco, con il dipinto di Caravaggio entriamo, guardate, guardo un attimo l'orologio che cerchiamo di capire dove fare la pausa, no, possiamo affrontare ancora 600 e poi ci fermiamo. Con il dipinto del Caravaggio chiudiamo il XVI secolo e ci avventuriamo in maniera piuttosto rapida sul secolo successivo, quindi nel XVII secolo, con l'avvertenza di recuperare alcune considerazioni di carattere storico che abbiamo fatto nelle conversazioni precedenti e che ci tornano d'utilità anche questa volta. Se vi ricordate, abbiamo più volte sottolineato il fatto che verso la fine del Cinquecento matura una crisi di questa straordinaria civiltà rinascimentale in cui l'Italia era il centro del mondo, matura questa crisi legata proprio a un avvenimento che abbiamo citato prima parlando della Spagna, alla scoperta dell'America. Già dicevo le volte scorse come in realtà gli stati non è che improvvisamente cadono in crisi, che ci vuole del tempo prima che queste dinamiche storiche si assestino. Comunque, insomma, con la scoperta dell'America i traffici si spostano verso l'Oceano Atlantico e questo fa sì che si arrivi ad una nuova geografia storica dell'Europa, che vede l'importanza di altri centri che si affacciano proprio sulle coste dell'Oceano Atlantico e la centralità della Spagna, come abbiamo visto. Ora, la produzione italiana, l'abbiamo già sottolineato le altre volte, non è che improvvisamente i maestri tessitori disimparano a tessere, quindi è un qualche cosa che rimane nel DNA della produzione tessile italiana, ma si ha la necessità di produrre in maniera diversa. Abbiamo anche parlato, quando abbiamo affrontato la questione del taftà e del tabì, che si ampliano anche i mercati, ci sono nuove possibilità, per esempio come il XVII secolo rappresenta un'apertura dei mercati inglesi. Ecco bene, in questo contesto storico che abbiamo recuperato, che cosa succede ai nostri damaschi?
La prima cosa che mette in evidenza questa diapositiva di apertura è il fatto che il modulo di disegno, abbiamo detto che il modulo di disegno è sintomo di costo. Un tessuto caratterizzato da un ampio modulo di disegno richiede un particolare investimento nella montatura telaio, nella realizzazione del telaio, e quindi significa un costo, un alto costo del tessuto stesso. Ecco, c'è una immediata riduzione del modulo di disegno, e questa è la ragione per cui, a differenza delle altre immagini che ho sempre ritagliato, vi ho lasciato il piccolo il righello, che vi dà un'indicazione, vi dà la possibilità in via approssimativa di capire la dimensione del pattern tessile. Gli elementi della decorazione sono simili ancora ai secoli precedenti. Abbiamo ancora una rete a maglie che nel corso del periodo rinascimentale era disegnata dalla foglia polilobata e dal broncone, che poteva essere la sempreviva, il cappero o quant'altro. Ecco, invece qui abbiamo quattro piccole foglie caratterizzate da questa silhouette ad esse, probabilmente ancora le foglie del cardo, perché le foglie del cardo hanno queste punte un po' cartocciate, che ravvicinate, anche questo è il fondo l'uso geniale della foglia del cardo, quindi lavorando con pochi elementi, avvicinandoli, si crea una sorta di struttura a rombi, quindi una rete a maglie romboidali, che racchiude al proprio interno un piccolo motivo floreale, ancora una volta probabilmente un cardo, che si è diventato essenziale. Il disegno si sta sintetizzando. E come esempio, vi porto questo dipinto. Ecco, questo lo potete vedere alla Pinacoteca di Como. Mi piace ogni tanto anche lanciare questo messaggio di riappropriazione dei musei del nostro territorio, che come dire, non sono caratterizzati da una quadreria con opere sempre di eccesso livello, ma che dal punto di vista anche della storia del tessuto, dal punto di vista della storia vestimentaria, ci regalano comunque delle piccole, passatemi il termine, chicche. Ed ecco qui, è un dipinto che io ho un po' studiato nel fare questa mostra sui damaschi in Fondazione Antonerati qualche anno fa, per cui mi sono fatta dare a suo tempo un bel dettaglio, ed eccolo qui, vediamo proprio una rete a maglie caratterizzata da elementi ad esse, ormai si è addirittura persa in questa veste raffigurata da gnocchi, si è persa addirittura il riferimento all'elemento botanico, alla foglia, è diventata una sorta di silhouette di rete a maglie, ancora che richiama un po' la maglia ogivale, con all'interno una piccola infiorescenza, e che ancora una volta il cardo, una palmetta, e a fianco due foglie a cuore che sembrano un po' le nostre foglie di cappero. Quindi vedete la capacità, con ciò che si era imparato a fare, di costruire dei disegni diversi. O ancora, accanto al tema della maglia, la maglia è addirittura scomparsa qui. È come se nell'impostare questo motivo a scacchiera, il fondo di per sé costituisse una sorta di rete a maglie, ma senza che la rete stessa venga individuata attraverso la tessitura. È il fondo che fa da maglia, e il motivo è quello, sì, di un fiore, si riconosce ancora forse il fiore di cardo, ma è forse ancor più il tema del nodo. Ecco, anche qui, il tema del nodo molto spesso è stato associato alla produzione di Milano, perché sono diventati famosi, grazie a Leonardo da Vinci, i cosiddetti nodi, chiamati per l'appunto vinciani. Ma in realtà l'ornamentazione a nodi ha una derivazione probabilmente ancora una volta orientale, e ha davvero attraversato il bacino del Mediterraneo. Quindi non possiamo attribuire a questo o a quel centro manifatturiero, soltanto per la presenza di nodi, un certo tessuto. Semplicemente registriamo come il nodo sia uno degli elementi che entra nella produzione dei damaschi. E qui è un
Scusate, no, volevo, ecco, tornare indietro, spero che anche voi riusciate a vederlo. È un molto molto simile il disegno dell'abito di questo ragazzetto, che è un pallavicino, è un quadro mutilo, manca una parte, tronco, è datato 1625. È Van Dyck, di Van Dyck avevo già presentato qualche dipinto le volte scorse, perché Van Dyck è erede della straordinaria tradizione fiamminga, che è capace di restituire con dovizia di particolari non solo i motivi decorativi dei tessuti, ma addirittura la texture. Sembra quasi di poterli toccare nei dipinti fiamminghi i nostri tessuti. Ecco, vedete che c'è una certa divaricazione fra la datazione del Damasco e la datazione del dipinto, ma questo ci permette di introdurre un tema che è ricorrente nella storia del tessuto, forse ne ho già accennato nel corso delle conversazioni precedenti, e cioè del riuso dei tessuti nell'abbigliamento, per esempio, infantile. Molto spesso, quando un abito veniva dismesso dall'adulto, diventava l'abito dei bambini. E questo lo ricordo di averlo detto, l'abito del bambino seguiva lo schema dell'abito dell'adulto, perché non esisteva il concetto di, esisteva il concetto di infante, ma destinato immediatamente a diventare adulto senza passare attraverso l'adolescenza, che è una invenzione tarda. Ecco, il vestito di questo, del piccolo pallavicino, è un vestito nero, quindi probabilmente una produzione genovese, perché i genovesi erano proprio famosi e per i velluti neri e per i damaschi neri. E ancora sempre il nostro Caravaggio, in questo dipinto che raffigura questa scena quasi aneddotica, restituita in maniera aneddotica, dei bari che stanno giocando a carte, facendosi tutta una serie di dispetti. Ecco qui, guardate, questa sorta di giacchetta di uno dei bari è caratterizzata da un damasco con questi piccoli motivi che nel tessuto della Fondazione Antonio Ratti hanno perso la rigidità del motivo a nodi, che è estremamente rigido, frontale, e sono diventati dei motivi un pochino più fluidi. E qui introduciamo uno degli elementi della produzione di damaschi della prima metà del Seicento e che proseguirà ancora nel terzo quarto del XVII secolo, e cioè il motivo cosiddetto delle amazze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso una composizione che usa dei motivi curviline in una direzione, sinistra-destra, destra-sinistra, basso-alto, alto-basso, crea la possibilità di un movimento sul tessuto lavorando soltanto con un momento decorativo. E questa è davvero un'operazione di grande genialità dal mio punto di vista, perché con un solo motivo decorativo, e quindi non dovendo investire sul disegnatore tessile, io riesco a creare un'articolazione che mi consente di dare movimento al tessuto stesso. E dare movimento a un damasco, vi assicuro, è estremamente difficile, lo capite anche voi, perché il damasco per definizione lavora su masse piatte e su un contrasto molto spesso che è legato al lucido all'opaco, neanche sul colore. Troviamo sì damaschi bicolore, ma al massimo parliamo di bicolore. Ecco, questa capacità di creare dei motivi che rendono mobile la superficie del damasco e che permettono anche di risparmiare sugli sprechi. Per quale ragione? Perché io un tessuto in cui il motivo non ha una direzione precisa, un alto basso, basso alto, destra sinistra, io posso usarlo in qualsiasi direzione.
e questo nel contesto della moda spagnola e delle forme spagnole poteva essere un grande vantaggio perché mi consentiva di sprecare una minore quantità di tessuti. Ed ecco ancora qualche esempio di damasco di questo periodo. Eccolo qui un bel esempio di questo motivo a mazze, come si suol dire, cioè con questo rametto che vedete cambia direzione. In questo caso abbiamo un andamento da sinistra a destra e nella fila superiore un andamento esattamente al contrario. E in mezzo, in una quindi schema che potremmo definire a scacchiera incrociata, abbiamo anche un alto basso, basso alto. L'effetto complessivo è quello di un grande movimento con pochi elementi. Ecco, vi propongo questo dipinto di Hals. Ecco, Hals è un pittore che dà diversi spunti per il tessuto, quantomeno nella prima fase della sua carriera. Verso la fine della sua carriera artistica, la sua pennellata diventa una pennellata sfrangiata e diventa un po' meno di appeal per la storia, per chi vuol fare la storia dei tessuti. Questo è un bel dipinto, un dipinto che anche qui è mutilo come quello di Van Eyck, che raffigura tre bambini con un carretto tirato da una capra. È anche una scena abbastanza gustosa delle abitudini della borghesia del nord. Ed ecco che vi ho messo un dettaglio, il bambinetto al centro, ancora una volta qui potremmo ripetere le stesse considerazioni che abbiamo fatto per il dipinto precedente, ecco qui che il corsetto, la parte superiore del vestito di questo bambino, che ha una bella collana di corallo, la collana di corallo era un amuleto, il corallo rimanda al sangue di Cristo, molto spesso anche nella pittura religiosa troviamo il simbolo del corallo, no? Il famoso dipinto di Piero della Francesca, abbiamo Gesù che ha questa sorta di cornetto di corallo, no? Ecco, il corallo era un amuleto, per cui spesso troviamo collane di corallo indossate da bambini in funzione bene augurale. Ed ecco ancora un altro bambino con la propria vaglia, che anche qui un bel vestitino all'adulto, con ancora una volta un bel motivo, con questi elementi floreali, piccoli rametti, caratterizzati da fiori difficilmente identificabili, probabilmente qui un giglio, qui intravediamo un piccolo tulipano, i tulipani erano arrivati insieme ai garofani dalla Turchia e cominciano ad essere rappresentati sui tessuti. Però tante volte davvero è un azzardo, perché è talmente stilizzato il decoro che sicuramente gli stessi botanici inviterebbero la cautela nel definire una tipologia piuttosto che un'altra. Eccolo qui il dettaglio. E ci avviamo verso la fine del secolo con questo damasco genovese, damasco cosiddetto della corona. Vi avevo già anticipato della capacità di Genova, a dispetto delle altre città italiane che abbiamo visto, Milano, Firenze e Venezia, di continuare su una produzione di alta qualità anche nel corso del Seicento, anzi nello specializzarsi in una produzione di alta qualità nel corso del XVII secolo. E diciamo che la produzione di Genova di questo momento si specializza in tre tipologie, che sono il damasco della corona, di cui vediamo un esemplare qui, che è la Fondazione Antonio Ratti, il damasco cosiddetto della palma e il damasco dei tre frutti, che è un po' simile al damasco nel dipinto che vi ho mostrato in precedenza. Ecco qui, questo potremmo definirlo un damasco dei tre frutti, che normalmente però trovano il loro campo di applicazione nel campo dell'arredamento. Ecco, invece qui lo vediamo utilizzato
da questo ritratto di giovane che appartiene alla famiglia Crivelli, da questo pittore Adler. Ecco, ma una considerazione volevo fare a proposito di questo dipinto. Notiamo come questo ritratto abbia un carattere meno aulico dei dipinti della ritrattistica che abbiamo incrociato oggi in questa lezione. E questo per due ragioni. Uno, perché la famiglia Crivelli, adesso vado, scusate, a prendere gli elementi, gli appunti che mi sono fatti su questo dipinto. Ora, la famiglia Crivelli è una famiglia non d'aristocrazia, è una famiglia di alta borghesia ma non aristocratica. La tipologia dei ritratti che appartiene a questo tipo di appartenenti ai ceti sociali è una tipologia diversa. La famiglia Crivelli è una famiglia di Milano e oltre a collocarsi in questo ambito sociale, la cultura figurativa milanese è una cultura figurativa che ha sposato l'understatement. E quindi questo signore si fa ritrarre con addosso un capo d'abbigliamento che non è di grande importanza, ma che è una veste da camera. E quindi questo per dirvi che cosa? Che il damasco nel campo dell'abbigliamento in questo periodo, anche un damasco prezioso come quello, come questo che vedete, che è il damasco di Genova, viene utilizzato per un oggetto vestimentario che non ha grande importanza perché è una veste da camera, quindi è un qualche cosa che non viene esibito all'esterno. Poi di questo dipinto potremmo dire altre cose. Questo Adler risente dell'influenza di Rembrandt e quindi è un pittore particolarmente attento ai valori luministici. E qui potremmo dire che c'è anche una componente di poetica del pittore stesso, cioè il pittore stesso ritrae questo signore volentieri con addosso questa veste di damasco di cui abbiamo spiegato il significato, ma perché è particolarmente attento ai valori della luce, al gioco della luce, perché gli piace fare in questo modo. E l'altra considerazione che possiamo fare è sul classicismo nella storia dell'arte che attraversa il Seicento, che fa sì che questa veste da camera venga drappeggiata come una toga classica. E qui, insomma, ci addentriamo in discorsi di storia dell'arte, nei quali non aggiungo nient'altro, ma solo per farvi capire come la lettura di un dipinto passi attraverso diversi livelli possibili. Ci fermiamo qui, sì, perché poi attacchiamo con il XVIII secolo. Comunicazione per gli utenti. Dovete lasciare la vostra mail, perché dopo perché non è che va cambiato. Il proiettore stesso, che non è che sia di grandissima qualità. Allora, mi dispiace perché parlando di Damasco, l'immagine non è sicuramente. Allora, ripeto per tutti, la prossima conferenza è il 19 febbraio, per cui fino al 19 non ci si vede e cosa importante, fateli tutti in inglese. Andiamo. Poi dopo vi daremo una condizione 4, adesso 4 minuti, siamo in 4 minuti. Iniziamo? No, aspettiamo. Thank you.
Possiamo cominciare? Sì. Sì, eccoci. Dai, iniziamo. Allora, anche se non l'avevo previsto, siamo proprio arrivati come sempre nella seconda tranche della conversazione alle soglie del XVIII secolo. E questo ci permette di riprendere alcuni discorsi che abbiamo già introdotto, e questo mi piace perché così si aprono delle connessioni con quello che abbiamo detto le volte precedenti. Che cosa si può dire dei Damaschi, parlando di Damaschi e di XVIII secolo? Allora facciamo un piccolo passo indietro. Abbiamo visto le nostre città italiane, riassumiamo, che producono bene durante il Rinascimento, si ingegnano molto bene nel corso del XVII secolo. Ecco, nella seconda metà del XVII secolo la Francia comincia a diventare il luogo deputato per la moda e per la produzione tessile di eccellenza. Questo l'avevo già anticipato nelle lezioni precedenti. Che cosa succede in particolare per il Damasco? Già a partire dagli anni 60 del 1600 si avvia a Lione, destinata a diventare la città tessile per eccellenza francese, una produzione proprio legata ai Damaschi, grazie alla figura di questo disegnatore nonché tecnico di tessitura che si chiama D'Anjon, che inventa anche tutta una serie di meccanismi del telaio per poter iniziare a competere con i damaschi italiani, che pure continuavano a rimanere dei damaschi di grande qualità. Quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto sono ovviamente relativi rispetto all'eccellenza della produzione rinascimentale italiana, ma comunque l'Italia era rimasta su una produzione qualitativamente superiore al resto del mondo. La Francia istituisce, no, il Re Sole con questa sua politica estremamente articolata, di cui abbiamo già un po' parlato le volte precedenti. Tra le tante operazioni che fa è quella di istituire una sorta di protezionismo, e cioè di impedire l'importazione di sete italiane, e questo fa sì che si inauguri una produzione, che si tenti una produzione di damaschi. Il problema con cui devono affrontare i francesi nel momento in cui si accendono alla produzione di damaschi è quello, mi sembrerà strano, che il damasco si arriccia della tensione dei fili d'ordito delle travi a telaio, perché davvero il tessuto è un capolavoro dove subentrano tanti elementi nella sua resa. E il primo problema è proprio quello, appunto, dell'arricciarsi, perché non sono in grado di regolare bene le tensioni del telaio. Ben presto però imparano la lezione molto bene, favoriti anche dal fatto che vari strumenti per incentivare la produzione tessile in Francia di Luigi XIV c'è anche quello dell'importazione delle maestranze, e questo fa sì che venga importato quello che è il know-how, il savoir-faire, come lo chiamano i francesi. Fatto sta che alla faccia del nuovo secolo, del XVIII secolo, ormai la Francia è la nazione, l'abbiamo già visto, modello di riferimento per la moda, la corte di Versailles, e per quanto riguarda la produzione tessile di Lione. Ecco, però i primi tentativi di Damasco vengono in qualche modo accantonati, quantomeno sul piano del Damasco classico, perché nel corso del Settecento si affianca, avviene proprio un cambio di mentalità e di sensibilità artistica. Anche questo è un elemento che noi dobbiamo considerare nell'affrontare un discorso sul tessile. E cioè, se durante il periodo rinascimentale la cultura estetica poteva accettare ed anzi apprezzava grandemente questo gioco in monocromo di masse piatte, questi disegni stilizzati, nel Settecento la sensibilità artistica è profondamente cambiata.
Voi pensate che uno dei trattati di estetica più significativi è il famoso trattato di Hogarth, di questo pittore Hogarth sulla curva, e quindi la curva è l'elemento che definisce la sensibilità settecentesca, e abbiamo visto come uno degli elementi critici dei Damaschi fosse proprio quello della realizzazione delle curve. Quindi questo è un elemento che vi fa capire in maniera sintetica questo cambio di mentalità. E poi da questi giochi molto raffinati, ma anche estremamente difficili da capire, di tono su tono, lucido opaco, si passa invece ad un desiderio di colore che imperversa nel corso del XVIII secolo. Potremmo definire dal punto di vista della tessitura proprio la ricerca di tutti gli strumenti necessari per poter restituire la realtà anche nel suo essere colorata, la sua realtà a colori. E questa prima diapositiva che introduce e che ho proprio chiamato così, la moda delle sette operate policrome, cioè quindi tramonta il Damasco classico. Il Damasco classico diventa in molti casi il fondo, ma un qualche cosa che deve essere arricchito d'altro per poter assumere un pieno significato artistico e culturale in questo momento. E apriamo con le sette bizarre, che sono ben testimoniate da questo dipinto di Fra Galgario, è il ritratto del conte Battista Vailetti, è uno dei capisaldi di chi si occupa di storia del tessuto della moda, una delle immagini che viene riproposta sempre sovente. A me piace un po' variare, mostrare cose che si vedono sempre e invece qualche cosa che magari non si è visto con così tanta frequenza. È il ritratto del conte Vailetti, veste è a casa, ma è un ritratto di rango in cui lui vuole esibire il suo status, il suo prestigio economico e sociale. Veste ha la sottomarsina ancora, quindi è arrivato a casa, si è tolto la marsina, che costituisce uno degli elementi, l'abbiamo visto, dell'abbigliamento maschile, ha indossato questa veste da camera, che è estremamente sontuosa. Abbiamo visto nel dipinto di Adler di un appartenente della famiglia Crivelli di Milano, caratterizzato dall'understatement, era un damasco classico, tono su tono, di questo colore sui toni un po' terrosi del marrone, che non è un colore, che era il colore della povertà, dei poveretti, dei poveracci, del panno di lana. Ecco, invece lui veste ha una veste da camera con un bellissimo bizarre, come potrebbe essere tipo questo, che è nella collezione della Fondazione Antonio Ratti. Spero che riusciate a vedere che sì, il fondo è un damasco caratterizzato da questi elementi di fantasia, ma che in realtà ciò che caratterizza questo tessuto è poi la ricchezza di questi elementi, che sono d'oro, che sono d'argento, e qui vi assicuro è un bizarre ancora con pochi colori. Ma le testimonianze tessili che sono sparse un po' ovunque nei musei del mondo documentano come i bizarre abbiano una policromia che va ben oltre i quattro colori, ma ce ne sono ben di più. Ecco, e allora e su questo tema del colore, nel quale poi si innesca anche il tema della moda, di questo desiderio di continua innovazione, che è un cambio forte rispetto alla mentalità del Rinascimento, dove è bello tutto ciò che ha radici nella tradizione, qui è bello tutto ciò che innova. E il disegno tessile comincia ad innovarsi ogni 10-15 anni. Vi sembrerà tanto, ma non lo dobbiamo rapportare alla situazione contemporanea, sarebbe un anacronismo storico, ma noi dobbiamo rapportarlo ovviamente al periodo precedente. E la storia del tessuto del Settecento e delle sette policrome si divide grosso modo in questi periodi, che adesso vi sintetizzo perché capirete la ragione di questa premessa iniziale. Il momento dei tessuti bizarre, chiamati così perché c'è l'elemento floreale, e però ci sono anche degli elementi, chiamiamoli di fantasia, comunque bizzarri, che hanno le loro radici nell'orientalesimo, in questa corrente artistico-culturale che fa sì che l'Europa si apra alle varie influenze del mondo. Quindi il bizarre, primo periodo, prima decade grosso modo, 1700-1715. Il
momento della decorazione a pizzo, dove sempre l'elemento floreale, perché il fiore è il cardine della decorazione tessile settecentesca. Intorno al fiore però l'elemento del pizzo, e cioè i tessitori che competono con la produzione di pizze francese. Nel corso del XVII secolo l'abbigliamento francese prevedeva davvero una quantità di pizze incredibile. Ecco, il pizzo che diventa motivo decorativo inserito nella decorazione tessile accanto al fiore, un terzo momento che si chiama il momento degli opulenti, dei tessuti opulenti, spesso caratterizzati da un cambio di composizione, perché se bisano e i tessuti a pizzo sono caratterizzati da una composizione ondulante, la produzione opulenta va a recuperare schemi, se volete, un po' rinascimentali, cioè impaginazione a maglie, ma le maglie sono talmente ricche, i trionfi vegetali sono talmente articolati che l'effetto complessivo è quello di una grande mobilità del disegno, nonostante l'impostazione sia più rigida rispetto a Bizarre e rispetto all'altro sviluppo del disegno di cui ho parlato. Poi c'è una quarta fase dei cosiddetti disegni alla Jean Revel, in cui c'è il trionfo di questi fiori carnosi opulentissimi, la ricerca della terza dimensione attraverso anche degli accorgimenti speciali a telaio come il Poirot 3, e poi abbiamo l'assottigliarsi delle forme, il mantenersi della curva nel momento rococò e la produzione a meandro della seconda parte del secolo. Scusate questa carrellata, ma non è di questo che io vi devo parlare. Dobbiamo parlare di questo in relazione a quello che succede con i damaschi. E adesso lo facciamo, entriamo nel vivo del tema, proponendo un confronto. Allora, i nostri damaschi semplici, damaschi classici, che cosa succede di questa storia? Diventa, potremmo definirla, la storia di un dio minore rispetto alle sete policrome broccate, dove si imitano i decori che sono nelle sete policrome broccate, ma con un effetto completamente diverso, lavorando ancora una volta sulla monocromia, certo, lavorando magari sul modulo di disegno, ma con un understatement che è meno conosciuto di quell'esplosione del floreale e del colore che ha segnato in maniera che rappresenta il vero elemento di novità, se volete, del XVIII secolo. E qui, ahimè, sarete un po' puniti, perché vedere un damasco nel vostro schermo ingigantito non sarà facile, quindi dovrete aggiungere un pochino di fiducia alle mie parole rispetto a già quella che mi avete concesso. Seguiamo un po' lo sviluppo. Allora, abbiamo visto i Bizarre, abbiamo sintetizzato che il secondo momento è caratterizzato da una produzione in cui c'è l'elemento del pizzo che entra. Questo che vi propongo sulla sinistra è un bel tessuto che ha la Fondazione Antonio Ratti. C'è anche un altro esemplare alla Fondazione Cini a Venezia. È un lampasso, guarda caso, ne abbiamo già parlato, fondo damasco, ma fondo damasco. E poi c'è questa profusione di fili d'argento in diverse texture che vanno a disegnare degli elementi decorativi di fantasia, queste sorti di elementi puntuti che si accompagnano a motivi a pizzo, qui. E chissà se riuscite a vedere, provo ad indicarveli con il mouse, un elemento così di geometria triangolata qui in basso a questa marsina, un fiore che probabilmente è la capsula dell'oppio. Non dimentichiamo che, faccio un breve inciso, il Settecento è il secolo che eredita il grande sviluppo della botanica seicentesca. E il fatto che la botanica diventa una scienza sulla quale si scrivono tanti testi, tanti trattati, e trattati molto spesso corredati di illustrazioni, di incisioni o illustrazioni, che diventano una fonte di ispirazione straordinaria per i nostri disegni tessili. C'è un trattato francese sull'utilizzo delle piante officinali in medicina,
che è sfruttatissimo dai disegnatori tessili, lo vedremo nelle prossime diapositive. E questa è una sotto Marsina, 1720-1730. Altro momento dello sviluppo del decoro nel XVIII secolo, che vi ho anticipato, sempre quello, scusate, non un altro momento, ancora sul pizzo siamo, ancora un tessuto della Fondazione Antonio Ratti. Tra parentesi, la collezione della Fondazione Antonio Ratti è molto ricca di item settecenteschi, perché il gusto di Antonio Ratti era un gusto per la curva, e ritorniamo al discorso che mi ha fatto sul Settecento, che si caratterizza proprio per questa sensibilità particolare e questo amore per i disegni curvilinei. Il motivo del pizzo, ecco qui, accanto a delle foglie lanceolate, tutte costruite, ecco, con poco colore qui, ecco, a differenza della maggior parte dei tessuti del Settecento, e qui sulla sinistra riuscite a vedere, dove vi indico col mouse la presenza dell'elemento pizzo, spero di sì, eccolo qui. È una roba da française, l'abbiamo già visto, ecco, anche dal punto di vista delle forme, qualche immagine nelle conversazioni precedenti è passata. Quindi un po' dobbiamo, credo che abbiamo inquadrato che cosa succede nel campo delle foggie. È una roba da francese, appunto è un bel damasco verde, datato 1740-1750, che è a Londra, Victoria and Albert Museum. Lo capite anche voi dal set fotografico che è montato per scattare questo abito, che non è proprio uno dei capisaldi della collezione del Victoria and Albert Museum. È un oggetto che raramente viene esposto, perché è considerato davvero un oggetto, tra virgolette, di secondaria importanza rispetto agli abiti sicuramente più sontuosi dal punto di vista del tessuto e dei ricami, che sono nella collezione del Victoria and Albert Museum. In questo senso vi dicevo che il damasco è proprio figlio di un dio minore, anche nelle collezioni per i musei di tutto il mondo in rapporto al Settecento. Ecco qui ancora invece un'altra robe volante, o abito sempre alla francese. Vi ricordate, avevamo fatto la robe volante, no? Che è, se vi ricordate anche la forma, era un tipo di abbigliamento non formale. La roba volante la si indossava la mattina a casa, la si indossava quando si andava a fare il grand tour, quindi era legato al discorso del comfort, ma non certo all'esibizione di uno status sociale ed economico. È una roba volante che è proprio realizzata non a caso con un damasco, e a New York al Metropolitan Museum. Anche qui questo è un esempio di quel motivo che vi dicevo del trionfo vegetale, di questi tessuti opulenti, di cui non vi ho presentato il corrispettivo in policromia, ma riuscite a vedere qui, è composto da diversi teli d'abito, c'è una cucitura centrale, ed accostando due teli si ricostruisce una sorta di maglia mistilinea che affonda le sue radici nella rete a maglia rinascimentale, ma molto più articolata, e poi ci sono delle foglie probabilmente di palma, mi viene da dire, perché mi ricorda il damasco della palma di Genova, questo tipo di foglie. E al centro un trionfo vegetale che riprende il tema del cardo, della pigna che abbiamo visto, ma con un'altra articolazione. Però ovviamente il fatto che non ci sia colore, che ci sia monocromo, fa sì che il tono di questo abito e del tessuto con cui è composto sia un tono minore, dritto e rovescio. Ecco ancora questo esempio. Qui vi ho messo, ecco, non mi sono dimenticata di fare l'animazione, vi avrei fatto vedere più volentieri il damasco sotto nella sua interezza. Ecco, questo è un momento di cui mi sono scordata prima di parlarvi, in cui il motivo del fiore, che è cardine della decorazione settecentesca, viene composto in questa sorta di isole, si chiama composizioni a isole. Vediamo qui un bel esempio che è la Fondazione Ratti in policromia, è un raso. Qui tra l'altro, apro una parentesi, c'è un accenno
ad un elemento dell'esotismo del XVIII secolo, che è la cineseria, perché c'è questa pagodina. E da considerare questa tendenza del fuoriscala, quindi non c'è più prospettiva nella costruzione del disegno, la prospettiva è quello strumento che ci consente di indicare i rapporti fra gli oggetti su una superficie bidimensionale, ed ecco che invece qui è tutto mescolato, non, è tutto fuori scala. Ecco, ma quello che mi premeva farvi vedere è il corrispettivo, chissà se riesco a spostarla, no, non riesco perché certo non posso lavorarci. L'immagine sotto è un Damasco 1720-30 che è a Londra, Victoria and Albert Museum, ed è proprio un motivo a isolotti, sono degli alberi, un po' simili a questi, ma senza colore, la resa è completamente diversa. Ed è una produzione probabilmente di Spitalfields. Ecco, qui dobbiamo aprire non una parentesi, un po' più di una parentesi, un mini capitolo su questa vicenda, di cui normalmente si parla poco quando si parla di produzione settecentesca, perché la Francia finisce con l'attirare su di sé tutta l'attenzione. Il discorso si è fatto francocentrico dal punto di vista della storia del tessuto e del costume, ma in realtà esiste una produzione a Spitalfield, che è questa località vicino a Londra, che ha dei caratteri suoi peculiari, dei caratteri propri, e che contempla nel suo ambito, nel proprio campionario, proprio una produzione di damaschi che avevano un loro preciso mercato. E adesso vedremo che tipo di mercato avevano questi damaschi di Spitalfield, che non è il mercato del lusso dell'aristocrazia francese e di tutti coloro che in Europa volevano simulare lo stile di vita dell'aristocrazia francese. Vi propongo l'accostamento fra questo damasco di Spitalfield monocromo verde su verde, proprio con questo dipinto che non ho scelto a caso, di Fra Galgario, proprio per un po' spiegarvi che tipo di clientela poteva apprezzare questo tipo di produzione. Allora, si tratta del ritratto di questa signora che è stata identificata. Vi leggo come si chiamava e vi dico anche in quale posizione della società occupava, perché ci fa capire alcune cose. Allora, si tratta di Elisabetta Piavani Ghidotti, dice chi è questa illustre sconosciuta. Allora, era moglie di questo Bartolomeo Ghidotti, che fu l'amministratore e il costruttore dell'ospedale maggiore di Bergamo. Non è un aristocratico, ma appartiene alla borghesia emergente della città di Bergamo. Questo ritratto è un ritratto che mette insieme realtà della posizione sociale e aspirazione sociale. In che senso? La posa della signora è una posa alla francese. Se noi andiamo a guardare i dipinti della nobiltà francese, la posa è la stessa assunta dalla nostra signora Elisabetta Piavani Ghidotti. Bene, detto questo, quindi questo è il suo ideale di riferimento. Appartengo all'alta borghesia, ma aspiro a diventare come la nobiltà. Ma dal punto di vista dell'abito che indossa, e soprattutto dal punto di vista del tessuto, si fa ritrarre con un damasco, ma ancora un damasco classico in monocromia. In questo senso dicevo che è una somma fra la realtà e l'aspirazione sociale. E proprio questa diapositiva mi permette appunto di introdurre di approfondire un momentino il discorso sui damaschi prodotti a Spitalfield e sul fatto che non dobbiamo sempre solo pensare al Settecento come la storia delle sete broccate francesi destinate ad un certo tipo di mercato, perché il mondo del Settecento è un mondo ormai ampio. E in che senso è un mondo ampio? Eccolo qui, e qui vi punisco ulteriormente mettendovi anche le immagini in bianco e nero, ma nel caso dei damaschi tante volte le immagini in bianco e nero funzionano meglio per il gioco di luci particolari che hanno delle immagini a colori. E questi sono, dice, ma sei andata a prendere dei dipinti
permettete, passatemi i termini tra virgolette, impostati, ma in quali tipi di musei? Ecco, ma perché volevo raccontarvi delle cose. Che cosa volevo dirvi? Allora, Filadelfia, Boston, vedremo, perché le persone che vi mostro effigiate da questi pittori, che non sono pittori particolarmente conosciuti, sono... A che centro sociale appartengono? Sono gli emigrati dell'Inghilterra che sono andati in America, che hanno fondato la New England, cioè che si sono insediati sulla costa orientale degli Stati Uniti e che non aspirano ancora ai modelli di vita dell'aristocrazia francese. Questo tema dell'aspirare ai modelli di vita francese lo vedremo tanto nell'Ottocento, lo affrontiamo andando avanti alle diapositive. In questo momento questa tipologia, questa parte della società che si è trasferita dall'altra parte dell'oceano ha sì delle, come dire, delle preoccupazioni di eleganza, ma si accontenta tra virgolette di damaschi, ma di damaschi che vengono da dove? Vengono principalmente dall'Inghilterra. Dall'Inghilterra sono partiti e c'è la nostalgia della parte da cui vengono. E oltre al fatto che era un mercato che probabilmente riusciva a fornire loro dei tessuti che rappresentativi del loro rango sociale, ma che per un verso costavano meno delle sete broccate prodotte a Lione. Ed ecco questa signora che ha un tono, che si dà un tono sicuramente severo, ma più che un tono altisonante, appunto lo definirei un tono severo. E ha questo è bello questo dipinto, secondo me, dal punto di vista della storia dei damaschi classici nel Settecento, perché il fatto che il disegno sia enorme, probabilmente altrettanto lo è il modulo, ci permette davvero di vedere molto bene che cosa succede alla sua veste, che ha un riferimento alla Francia, perché comunque è una veste alla francese. Vedete però come in testa non ha la parrucca. Nei ritratti ufficiali di quel periodo i francesi indossavano la parrucca, o se si facevano ritrarre in casa gli uomini indossavano il turbante, che era una forma di chic, se vogliamo utilizzare questo termine contemporaneo. Ma ha questa cuffietta che definisce un ambito severo ma un po' intimo, ecco, non di ritratto proprio ufficiale. Ecco, e questi sono tutta una serie di abiti che sono in musei, che non sono il Metropolitan Museum, il Cleveland, quei grossi musei, Los Angeles County Museum che ho citato, che sono ricchi di abiti francesi nell'Ottocento, ma sono musei, tra virgolette, per si passa il termine, secondari, dove però ci sono delle collezioni tessili e vestimentali che illustrano molto bene come vestivano gli esponenti di quelle società. Eccolo qua, lo vediamo bene, un bel damasco, o ancora questo signore che era un ricco mercante di Boston, anche qui siamo nella costa orientale degli Stati Uniti, si dice che fosse questo signore di cui leggete nome e cognome fra parentesi, e a New York al Metropolitan Museum. Di questo pittore ci sono diversi altri ritratti, sempre nel ritratto di questa persona, che permette al pittore di effigiarlo con addosso un bel banyan. Ecco, banyan è il nome con cui venivano identificate quelle che fino adesso ho chiamato le vesti da camera, che si chiamavano banyan. Banyan è riferimento a che cosa? È un termine che rimanda alla foggia esotica, e qui apriamo un piccolo capitolo. Ecco, l'orientalesimo si manifesta in tante forme, si manifesta nell'uso di certi elementi decorativi, nell'uso di certi colori, e si manifesta anche nelle fogge. Nelle vesti da casa il punto di riferimento è il banyan. Il banyan è questa forma, una forma vestimentaria che è tipica, potremmo dire, dell'Asia, passatemi la generalizzazione. E torniamo ancora a quella forma T che avevamo visto all'inizio delle nostre lezioni nelle tuniche cotte. Solo che il bagno, a differenza tunica cotta che era chiusa, è aperta davanti, perché ovviamente deve essere comoda da indossare. E questo signore si fa ritrarre con un banyan in questo colore, in questo tono, in questo marrone ambrato. L'immagine del Metropolitan è abbastanza rispettosa dei colori reali del dipinto. Con questo bel damasco.
Ed esco un altro Banyan, che è un damasco datato di Damasco, non l'oggetto in sé, perché tante volte c'è una sfasatura fra la datazione degli oggetti e la datazione dei tessuti, perché i tessuti si compravano a metraggio, poi si lasciavano anche e poi si confezionavano gli abiti anche qualche decennio dopo, perché se il tessuto era stato pagato tanto ed era prezioso, non, tutto sommato sì, poteva essere fuori moda, ma bastava una foggia alla moda per fare in modo che il tessuto potesse riacquistare un suo significato. E questo è all'Oslo, al Museo delle Arti Applicate. Ecco, di questo banner che c'è a Oslo, sappiamo che il disegno è stato fatto da una delle più importanti disegnatrici che ha lavorato fra il 1730 e il 1760 in Inghilterra per Spitalfields, che si chiama Anne Garthwaite, lo vedete scritto, una bella collezione di disegni di Anne Garthwaite è al Victorian Albert Museum di Londra. E proprio ciò che caratterizza questa disegnatrice, che è una disegnatrice per talento, perché non è che avesse studiato disegno, è proprio la sua capacità di rapportarsi al mondo della natura con una grande sensibilità. E riesce anche a fare queste composizioni con questo senso dell'armonia e del movimento che sono, dal mio punto di vista, pregevoli. Ed ecco qui il disegno della Garthwaite per il Banyan che si trova ad Oslo. Ed ecco ancora un damasco verde sul disegno sempre della nostra Anne Garthwaite che abbiamo imparato a conoscere, un Banyan fatto, costruito tra 1750 e 60, ma che, come vi ho anticipato nella diapositiva precedente, risale, il cui tessuto risale ad un decennio prima. E questo esempio di Banyan non è legato all'abbigliamento maschile, è un Banyan da donna, ecco, che mette insieme ulteriori elementi. Il commento che il Victoria, chi ha studiato questo oggetto del Victorian Army Museum fa, è questo: non fa tanto l'associazione con la veste a T, o meglio, precisa l'associazione del Banyan con la veste a T, con il kimono. Perché? Qui apro un piccolo inciso, proprio per un po' anche andare oltre i luoghi comuni del nostro approcciarsi a certe discipline. Se il Settecento è il secolo della Cina, è altrettanto vero che c'è anche un po' di Giappone già nel Settecento. Poi nell'Ottocento arriverà prepotente, ma c'è anche un pochino di Giappone. In Giappone, in particolare il kimono, arrivano tramite la compagnia delle Indie olandesi che portano i kimoni non dal Giappone, che è ancora aperta alle influenze straniere, ma li trovano in India, in quel grandissimo emporio dell'Asia che è la penisola indiana. E questo banner femminile mette insieme per un verso il tema del kimono e dall'altra parte la robe volant, perché vedete che è un po' ambigua la forma, quindi come se, voglio dire, sì, schiaccio l'occhio all'orientalesimo, ma probabilmente apparteneva ad una persona che non osava, non voleva osare o spingersi troppo oltre nell'assunzione di canoni che non erano perfettamente integrati nel proprio sistema culturale. E ancora, nella logica di questi damaschi che sono considerati in tono minore, c'è addirittura di questo abito che al Victorian Derby Museum non hanno nemmeno scattato la foto dell'intero, come se davvero l'oggetto in sé non meritasse e c'è semplicemente disponibile in museo una fotografia del pannello dorsale della roba alla francese, che ci permette però di vedere questo motivo del fiore polilobato che è un po' caratteristico dei disegni dell'Anna Garthwaite. E qui vi ho messo, cercando un po' di simulare anche la posizione della manica, la manica di quest'abito, che è probabilmente realizzata con un disegno con un motivo diverso. Sembra un pezzo di damasco della palma di Genova, guardandolo così, questo tipo di foglia. E solo per... Vi avevo accennato l'importanza delle maniche, ecco davvero in questo caso
l'importanza della manica sta nella sua foggia, che ci permette di datare questo oggetto al 1760 circa, perché sono questi gli anni in cui cominciano a vedersi le maniche con la doppia ruscia festonata, come vedete in questo dettaglio. E sotto, proprio per parlare di understatement del Damasco, qui addirittura siamo non più solo in understatement, ma underwear, nel senso che questo è un panier, cioè la sottostruttura che si metteva per amplificare i volumi della gonna, che è stata realizzata non più con una tela di cotone, come spesso capita di incontrare, ma è stata realizzata con un damasco probabilmente riusato. Esatto, probabilmente in disuso. E chiudiamo il XVIII secolo con quest'altra slide, in cui volevo introdurvi una nozione di carattere tecnico legata al damasco, che ci accompagnerà per il XIX secolo, e cioè il fatto che finora abbiamo visto dei damaschi classici, quindi faccia ordito e faccia trama dell'intreccio tessile raso. Invece, questa Andrienne, che è una collezione privata di Amsterdam, purtroppo, chiedo scusa, ma l'immagine a disposizione è un'immagine non particolarmente bella, è un damasco, ma un damasco di che tipologia? Lo vedete sotto, il tessuto è tecnicamente simile, non uguale per colore, ma tecnicamente simile a questo piccolo campione che è in Fondazione Antonio Ratti. E vi assicuro, anche nell'ambito della nostra collezione del Settecento, quando la mostriamo non lo facciamo mai vedere, ma io credo che davvero tutto abbia un significato, e sono proprio contenta di riuscire a farvi vedere questo piccolo frammento, perché è un altro pezzo di storia. È un damasco, ma che combina il raso, faccio ordito, con il gros de tour. Tenetelo a mente, perché nell'Ottocento la combinazione raso-gros de tour sarà la carta vincente dei damaschi strabilianti utilizzati da Watt in questi suoi abiti sontuosi legati a committenze aristocratiche della portata dell'imperatrice e a scendere. E in questo caso il tessuto della fondazione è molto simile, tecnicamente parlando, a questo di quest'Andrienne, perché è un damasco raso gros de tour cangiante. Nel caso del tessuto della fondazione ha un ordito bianco e l'ordito emerge nel disegno, perché è la faccia ritto del raso, e invece la trama, dove c'è il gros, quindi emerge la trama del gros, è rosa, e quindi dà questo effetto di cangianza. Spero che riusciate a vedere che oltretutto questo damasco è stato poi anche sottoposto a valizzatura, quindi in realtà è anche un tessuto di un certo pregio, come dimostra anche questo abito, che è altrettanto un damasco cangiante, con in questo caso però l'ordito color di mare, l'outremarin, come chiamavano i francesi, che era un colore molto alla moda in Francia, e che troviamo nei documenti anche color céladon. Cos'è il céladon? È la porcellana, il colore della porcellana cinese, e quindi qui torna l'influenza della Cina nell'ambito del colore, e quindi queste arti applicate, la tessitura, la ceramica e quant'altro, i mobili che si guardano, gli stucchi, questo colore céladon lo troviamo tantissimo nella quella che oggi noi chiamiamo la decorazione per interni, negli stucchi di fine Settecento. La decorazione quindi a colore ultramarin o céladon. Io preferisco céladon, perché céladon rimanda proprio, mi dà un preciso input rispetto all'influenza della Cina in questo periodo. Ecco qua. Con questa seconda diapositiva, dalla fine del Settecento siamo passati direttamente a 800 avanzato. Non perché non avessi voglia, o perché nel tagliare ho tagliato delle diapositive, perché siccome il tema su cui ci siamo concentrati sono i damaschi per abbigliamento,
I primi 50 anni del secolo segnano la storia del Damasco classico, ma per quanto riguarda l'arredamento. Sappiamo, la rivoluzione francese azzera la decorazione tessile, mussola di cotone bianca, vestiti estremamente semplici, l'accessorio per eccellenza, lo scialle, cashmere, ma è l'altro tema, il tema della diagonale, quindi non è intreccio damasco. Invece, dove si concentra questa capacità di fare damaschi dei francesi è nel campo dell'arredamento, e Napoleone spingerà molto facendo queste committenze imperiali e riarredando tutte le residenze, le sue varie residenze, e quindi alimentando un'industria francese. E fra le tante tipologie tessili che vengono prodotte c'è anche il damasco. Il damasco si riaffaccia invece nella storia dell'abbigliamento negli anni 30. Io ho un bel album di Fondazione Antonio Ratti, in cui anni 1820-1830, in cui ci sono dei damaschi molto molto semplici. Non ho trovato immagini di riferimento di abiti, quindi c'è un primo capitolo in questi anni, ma poi a partire dal 1850 il damasco viene rilanciato. Qui siamo ancora nel campo però di una produzione in sottotono. Lo capite anche voi dal fatto che questo abito appartiene non sicuramente ad un'aristocrazia, è un abito da giorno, quindi comunque dedicato a un momento della giornata che non è un momento nel quale si concentra la massima esibizione del proprio stato sociale, perché quest'anno è una ricorrenza importante per il Picchetti, ricorre la morte, l'anniversario della morte del Picchetti. Sono 100 anni che il nostro buon Picchetti, che è una figura monumentale, di cui mi piacerebbe poter scrivere un libro, perché ci sarebbero tante cose da dire su di lui. Vediamo se riesco a trovare, perché ho mescolato tutto facendo un grandissimo pasticcio. Eccolo qui. Voilà. Allora, appunto, caratteristici di questo periodo sono i cosiddetti damaroc, vengono da Lione, ma sono anche studiati qui a Como, dove sta decollando l'industria tessile e dove l'industria tessile comincia a capire che bisogna anche sul piano del disegno attrezzarsi come i lionesi, quindi bisogna cercare di trovare un equilibrio fra le condizioni di natura tecnica ma anche un disegno che diventi di appeal. E scrive il professore, il nostro professor Picchetti, per la scuola, che era professore alla Regia Scuola di Setificio, allora si chiamava così. Il perfezionamento tecnico forse degno di rimarco anche per l'Italia, specialmente per i ricchi damaschi. Mentre un tempo i disegni sui tessuti risultavano esclusivamente formati da tinte piatte, lui non lo dice, ma stiamo parlando dei damaschi classici del Rinascimento che abbiamo visto in questa lezione, e però senza rilievo, verso la fine del passato secolo, scrive nel 1912, il manuale del disegnatore, si introdussero in essi degli effetti di luce e ombra, ossia la fusione graduata delle tinte, delle ombreggiature, per dare risalto ai disegni stessi. Ed ecco che appunto il tema di questo rilievo è dato da questa seconda trama del Gros, che diventa l'elemento discrimine per fare queste sfumature in monocolore. Ed ecco qui lo schema dell'intreccio, quindi è un raso da 5 a fili doppi. Questo per una ragione di tensioni, perché chi sa di tessitura sa che le armature devono combinarsi dal punto di vista delle tensioni, altrimenti i fili a telaio si rompono e il tessuto si arriccia. Però di questi veramente sono pieni i quaderni, gli appunti di tessitura dei vostri predecessori nel museo della scuola di setificio, che vi invito ad andare a vedere. Ed ecco il nostro Charles Frederick Worth, di cui so che ha parlato Enrica Morini nel corso della prima lezione, perché non può non averlo fatto, e quindi li passiamo abbastanza rapidamente, perché lui interpreta in questi abiti che sono al Metropolitan Museum di New York
in maniera straordinaria il tema del Damasco Grodeture Riserè. Mi soffermo in particolare, ho scelto alcuni abiti e tessuti perché abbiamo avuto la fortuna qualche anno fa di rintracciare in album della Fondazione Antonio Ratti che non raccontavano la storia di un così almeno ci sembrava, raccontavano la storia di un'industria lionese che si chiamava Chavan Perefis. All'interno degli album campionari abbiamo trovato alcuni tessuti utilizzati da Worth in abiti che sono nel Metropolitan Museum di New York, così sappiamo che Worth si serviva da questo produttore lionese. Per esempio, per questo abito da sposa, ecco qua il nostro tessuto della fondazione. L'elemento di preziosità qui è dato anche dal disegno piazzato. Che cosa vuol dire? Che io progetto la forma dell'abito e insieme progetto anche la disposizione del motivo sul tessuto. Questo è un bel esempio dal punto di vista del decoro di recupero delle forme barocche, quindi è il neobarocco dell'Ottocento. Sempre questo tessuto nella variante in nuance rosa è utilizzato per una cappa, e noi abbiamo anche proprio la variante rosa nel nostro museo, per una cappa da teatro che è al Victoria and Albert Museum di New York. Eccola qui, ecco l'immagine. Chiaramente poi corredata una profusione di pizzi, merletti, giochi di arricciature. O ancora, sempre alla Fondazione Antonio Ratti, questi altri due, credo ne abbiano rimesso ancora due disegni, che raccontano del particolare modo di coniugare il tema del giapponismo. Sul giapponismo abbiamo fatto delle anticipazioni nelle lezioni precedenti, da parte della Maison Worth. In particolare, che tipo di giapponismo è in questo Damasco Grodeture Riserè che è in Fondazione Antonio Ratti? C'è il tema del petalo di crisantemo. Il fiore del crisantemo è un fiore che assurge agli onori della decorazione tessile proprio grazie al Giappone, un po' come l'iris che abbiamo visto l'altra volta. E Worth ne fa un abito dal punto di vista delle fogge proprio tutt'altro che giapponese, perché non ha nulla a che fare con la forma, con le forme vestimentali giapponesi, quindi che è una giapponeseria solo nel tessuto ma che richiama il Rinascimento, e qui è il grosso tema dell'eclettismo artistico dell'Ottocento che tutto rimescola e tutto rivisita, e da questo punto di vista Charles Frederick Worth non fa eccezione. Ecco qua l'abito visto nella sua silhouette con queste maniche a gigot che riprendono le maniche che avevamo visto nel Cinquecento, quindi eccetera, eccetera, eccetera. O ancora un tema del Giappone che è il motivo della farfalla. Ecco qui giocato in una composizione che è in diagonale. Ecco, da questo punto di vista è un po' rispettoso del modo di costruire il decoro in Giappone. I giapponesi non amano la simmetria, a differenza degli occidentali, e molto spesso costruiscono la decorazione nel campo delle varie arti applicate impostata sulle diagonali. Ed è questo bel motivo a farfalla. Anche qui l'ali della farfalla viene dettagliata non attraverso il colore, ma attraverso l'uso sapiente delle slegature di una delle due trame del gros. Il fondo è raso. Il vestito che ne fa la Maison Worth è ancora un vestito ispirato al Rinascimento delle sue forme, con la scollatura quadrata, le maniche a sboffo, a vagaroni, come li chiamavano nel Cinquecento, e la decorazione, il tessuto, è arricchito poi anche impreziosito da un decoro a ricamo. Ecco, e qui non è un abito di Worth, ma è un abito che abbiamo acquistato di recente, che è entrato da poco a far parte delle collezioni della Fondazione, ed è un abito nello stile di Worth, non sappiamo se è suo, ma è nello stile di Worth, che è un'altra forma di giapponeseria.
Questo motivo della spuma della cresta d'onda è un motivo diffusissimo nella decorazione tessile del periodo della Belle Époque e che richiama all'enorme diffusione che aveva visto il lavoro di due grandi maestri dell'Ukiyo-e, cioè di questa rappresentazione del mondo fluttuante, che sono Hokusai piuttosto che Hiroshige, piuttosto che Hokusai e Hiroshige avevano davvero fatto, come si suol dire, i padroni dal punto di vista della influenza e della diffusione che avevano avuto in Occidente. E anche qui la tecnica con cui viene rappresentata la spuma, le creste dell'onda, è un damasco Gros de Tour Liseré. Ci avviamo verso la parte finale, vediamo se questa volta riesco, sì, forse sì, riesco a stare nei tempi, con il Novecento. E qui vi porto un esempio di Jean Taquin, che è un esempio significativo dal mio punto di vista per i damaschi dei primi del secolo, e un po' anche perché di Jean Taquin l'abbiamo citata poco, se non addirittura mai, e comunque è stata una couturière importante all'inizio del secolo con un suo stile. E lo vediamo in questo abito che è ancora nella collezione, che ormai abbiamo imparato ad amare, proprio anche per la sua ricchezza e varietà, che è il Kyoto Costume Institute, quindi pubblicato in questi volumi strepitosi che sono editi dalla Tasken, ed è un po' la summa di tanti valori di quello che succede al Damasco agli inizi del secolo. Un Damasco che ha recuperato l'armatura classica, quindi la faccia ordita e la faccia trama. L'elemento che lo caratterizza, in questo caso, nel caso di questo tessuto, è l'utilizzo di trame d'oro, di fili d'oro, e quindi la trama d'oro per sua natura ha queste vibrazioni e fanno sì che la massa piatta caratteristica del damasco, il piatto del damasco, venga un po' stemperato da queste vibrazioni luministiche del filato d'oro. E il motivo decorativo lo potete riconoscere, è ancora una volta la nostra figlia Chardon de Fra, di cui avevamo parlato all'inizio del nostro percorso, poi anche del pizzo, l'inserimento di alcuni motivi a pizzo, perché siamo comunque reduci dall'eclettismo ottocentesco, siamo ancora in quell'ambito. E Jean Taquin restituisce questo tessuto lo lavora in un abito tipicamente Belle Époque, che richiama alla tunica, all'idea della tunica. I primi decenni del 1900 sono caratterizzati da un ritorno, possiamo dirlo così, alla classicità. Una classicità molto spesso filtrata attraverso il XVIII secolo. Quindi vedete come il revival storico si complica, perché si guarda addirittura, è un revival nel revival, in buona sostanza, dove intuiamo dal punto di vista delle fogge, in questo drappeggio asimmetrico che ci ricorda l'utilizzo, che ci ricorda l'abbigliamento classico greco e romano, con questi drappeggi asimmetrici che caratterizzavano il costume dell'epoca. Ecco, e questo discorso mi permette del revival della classicità e dei vari modi in cui c'è questo revival della classicità, mi permette di fare un piccolo affondo su un personaggio che abbiamo un po' tralasciato nelle conversazioni precedenti, che è Paul Poiret. Ora, di Paul Poiret, che poi vi invito ad andare a approfondire, Paul Poiret ha avuto un'enorme produzione, anche abbastanza ben testimoniata in vari musei del mondo. Ecco, quello che si ricorda di Paul Poiret, mi ricollego a un accenno che ho fatto la volta scorsa, ho parlato del suo riproporre la tunica Joséphine, quando parlavamo di Joséphine agli inizi del secolo. Poiret lavora sul tema della tunica classica,
che per lui è anche una forma di orientalesimo, perché in fondo la Grecia è ad oriente. Cercate di seguirmi, perché davvero sono tanti elementi che si intersecano nel lavoro di Poiret. Lui lavora sul tema della tunica perché ritiene di dover liberare le donne dal busto. Però non libera le donne dalla decorazione. Quindi il lavoro che lui fa è un lavoro simile a quello che un pochino più avanti, per esempio, farà la nostra Coco Chanel, di cui abbiamo parlato, ma che è un lavoro completamente diverso. Ed è anche, tra l'altro, un lavoro, quello di Poiret, che muore, adesso non ricordo esattamente la data, ma muore più o meno in corrispondenza della Seconda Guerra Mondiale. Andatevela a vedere. Ecco, lui sta sempre sui suoi canoni, comunque lavorando sempre nel campo del lusso e della decorazione. E da questo punto di vista i due davvero non si intenderanno. Chanel e Poiret non si tollerano, non si sopportano, probabilmente anche per ragioni caratteriali, ma non si amano per nulla, anche perché hanno modi diversi di approcciarsi. Comunque, tornando a Poiret, vi propongo qualche abito che è al Metropolitan Museum di New York, e questo vi racconta di come le donne americane abbiano cominciato già da prima ad orientarsi ad acquistare i loro abiti a Parigi, ecco, perché aspirano a quel tipo di aristocrazia, a quel tipo di proposte. Ed ecco che cosa lui fa sul tema della tunica: rivisita il tema della veste sopra veste, rimanda certe immagini di Josephine che io ve l'ho mostrato purtroppo una sola, perché avrei potuto mostrarvene altre, Josephine con questa tunica e sovratunica. E questo viene indossato, questo abito viene indossato nel 1913 ad una prima di Stravinsky a Parigi, le Sacre du Printemps. E la moglie Denise, che aveva proprio anche questo portamento, questa figura perfettamente integrata nel tipo di bellezza che amava la Belle Époque, una donna sottile, piuttosto slanciata ed alta, la cui silhouette veniva messa in risalto anche da questo tipo di abito, veste una tunica di tulle. Il tulle era uno dei materiali che aveva caratterizzato le tuniche del periodo di Josephine, del periodo del direttorio in Francia, e sotto, ed è una sovratunica in tulle, e sotto un damasco. Di questo credo che non vedo solo io a video, il fatto che è un bel fiore, potremmo ancora definire un fiore di cardo, un po' rivisitato, ed ecco un damasco di questa ditta Chavannes Perefis di cui vi parlavo, di cui abbiamo tanti campionari, e che forniva Worth, che probabilmente forniva anche Poiret, perché poi molto spesso i fornitori erano gli stessi, perché questi producevano tessuti molto belli. E qui vi mostro anche queste bellissime scarpette che Denise indossava alla prima a Parigi. Sempre nello stesso momento di questi anni è la riflessione che lui fa sul tema della tunica, del drappeggio classico, ma legato anche al tema del manto kimono, quindi un mescolare questi orientalesimi, da una parte la Grecia classica, prima forma di orientalesimo, dall'altra tutto il motivo del kimono, quindi con le maniche a pipistrello che sono tipiche anche di un taglio all'orientale. E qui credo che possiate vederlo grazie a queste immagini stupefacenti che accompagnano la monografia su Paul Poiret pubblicata dal Metropolitan in un formato monumentale. Potete vedere che si tratta di un bel damasco, sempre con questo, proprio esattamente questo damasco, che è una rete a maglie mistiline con all'interno un trionfo vegetale, quindi nulla di nuovo sotto il sole, potremmo dire. Poiret poi fa anche questo completo, di cui vi faccio vedere, dotato di un mantello, di un cappotto unito e con bordo di pelliccia. E questo abito sciolto, una sorta di tunica che viene drappeggiata in vita, sempre con lo stesso damasco ma nella versione nera. E di questo c'è un bello scatto fotografico ingrandito che vi permette di capire che di damasco si tratta.
Che cosa possiamo dire anche di questi damaschi? Credo che di inizio secolo potete intuire anche da come cade questo abito o il cappotto, che sono damaschi molli. E questo perché? Perché a differenza del damasco classico, sono molto spesso realizzati con una riduzione diversa e anche con un tipo di filato che sono flosci. E quindi c'è anche tutto il tema dei filati, cioè dell'introduzione di filati con una textura diversa, che rende il damasco diverso dal damasco classico, dalla mano o dalla caduta del damasco classico, che funzionava molto bene in forme abbastanza, nelle forme abbastanza rigide che abbiamo visto del periodo del Rinascimento. O ancora il bel inserto di damasco in questo, anche qui, interpretazione tunica sopra tunica che Poiré fa in questo damasco viola, anche con questa sua capacità e con questa sua scelta di abbinamento di colori che è un po' tipica sua. Gli accostamenti del viola e del rosso, per esempio, sono particolarmente amati da Poiré. E vi metto come bel esempio di damasco, di questo sono particolarmente soddisfatta, è la Fisac di Como, che in questi anni già lavorava. La Fisac nasce nel 1898, l'acronimo è Fabbrica Italiana e Setteria Alberto Clerici milanese, uno dei soci fondatori, poi diventerà altra cosa negli anni 30, ma è una delle ditte comasche che in questi anni cerca di competere con Lione. E noi abbiamo, di questo sono particolarmente orgogliosa, qualche anno fa abbiamo proprio come fondazione, con grande fatica, trovato il denaro per fare un'operazione di salvataggio di questi archivi che stavano partendo per l'estero. Fortunatamente ci hanno contattato e ci siamo date da fare, io e la collega, per trovare i fondi necessari, straordinari, all'acquisto di questi album, che sono una miniera e raccontano un pezzo importante della storia di Como. Oltre a raccontare un pezzo importante della storia di Como, questa tipologia di damasco, e soprattutto andando ad analizzare il decoro, ci introduce su quello che succede al decoro negli anni 20 e poi negli anni 30. Ecco, ci inoltriamo in un momento diverso della storia dell'arte, in cui il revival ottocentesco viene superato e ci addentriamo in una situazione nuova che è sintetizzata nella formula dell'Art de Déco. Déco è l'abbreviatura di Art Décoratif, mostra, esposizione des Arts Décoratifs di Parigi del 1925, che è fondante dal punto di vista del lanciare un nuovo gusto, un gusto moderno, un gusto che guarda quello che avevano fatto le avanguardie nell'ambito della pittura, e che porta ad una geometrizzazione del disegno molto forte. Quindi a guardare sia la natura, perché la natura rimane principe nell'ispirare la decorazione tessile, ma cominciano ad introdursi degli elementi di geometrizzazione delle forme che vanno anche verso l'astrazione. La stilizzazione in fondo è una forma di astrazione, l'abbiamo già visto nel Rinascimento, facciamo fatica a mettere in relazione con il referente della realtà, no? Quando abbiamo dei disegni particolarmente stilizzati. E questo è sempre il nostro parere sul tema del soprabito, una delle tante variazioni, però con un damasco posteriore, primavera del 1923, siamo usciti dall'ambito del revival ancora, anche se di un revival raffinato, con tanti input, e siamo nell'ambito di una decorazione che si attesta su livelli di novità. Ed ecco, ho trovato queste immagini che io trovo anche divertenti, di belle vestaglie da casa. Siccome sulla vestaglia da casa ormai ci siamo fatti un repertorio di immagini, mi sembrava che anche queste non potessero mancare. Sono sempre al Metropolitan Museum di New York. Ecco i tessuti delle vestaglie, e sono dei bei damaschi dove c'è ancora il motivo del fiore,
ma molto geometrizzato, e addirittura qui sì, probabilmente la partenza è il fiore, ma ormai è diventato anche una sorta di motivo a motivo mistilineo concentrico, a linee concentriche. E con ogni probabilità, adesso non è data l'indicazione, però adesso non vorrei sbagliarmi, quindi non lo dico, però proprio per questi oggetti in particolare, per questi tessuti in particolare, però in questi anni troviamo anche tanto l'utilizzo della seta artificiale, cioè delle fibre artificiali, nella lavorazione dei damaschi, che conferisce al damasco stesso un elemento di brillantezza supplementare. E queste vestaglie erano una produzione di lusso, lo vedete, hanno l'etichetta, sono munite di etichetta di questa Sulk & Company, che era in Rue de Castiglione, era la nostra contessa di Castiglione, quindi era un'italiana che ha ispirato la toponomastica, in Rue de Castiglione di Parigi e a Londra poi a New York, quindi nei luoghi della Fifth Avenue di New York e qui a Londra in Bond Street vendevano queste vestaglie di lusso, infatti sono anche molto ben fatte. Detto prima o poi mi sono fatta, sono stata un'esperta di vestaglie, che prima o poi farò una mostra sulle vestaglie e vi assicuro che secondo me potrebbe essere veramente divertente. Ecco, e mi avvio verso proprio la chiusura. Sì, dai, 5 minuti ce la facciamo, anche perché le due ultime posso davvero sacrificarle. Ancora un damasco della Fisac degli anni 20, accostato a questa anche nuova moda, perché se il decoro si rinnova è altrettanto vero che si rinnova la moda degli anni 20. Forse qualche accenno l'ho fatto, ma vi ho detto tante cose, magari faccio un po' di confusione. L'abito degli anni 20 è l'abito giocato su moduli geometrici, è l'abito a rettangolo, quindi è la versione della tunica classica più corta, modernizzata, ma è questo. E questo è un dipinto di questo artista poco conosciuto, ma che secondo me invece dava tutta una serie di messaggi che sono quelli su cui volevo puntare. È un pittore belga che interpreta diverse influenze, nella sua pittura ci sta, prima è impressionista, poi si avvicina ai Fauve, poi si avvicina all'espressionismo tedesco, poi si avvicina al cubismo, ecco, poi si avvicina alla nuova oggettività degli anni 30 della Germania, ecco, e in questo dipinto in cui mette insieme un po' nello stile di questo pittore francese che rielabora l'espressionismo tedesco e il cubismo, che è Fauconnier, proprio è un dipinto che mette in evidenza i valori della geometrizzazione, già per la poetica stessa del pittore, ma anche nell'abito della signora e nel motivo decorativo. È raro trovare questi dipinti, l'ho cercato con il lanternino, ma alla fine ho trovato questo che faceva il caso mio. E con questa decorazione, ormai basata sulla geometria, e anche con questi riflessi un po' lunari, che sono in questo periodo nei damaschi, perché in questo periodo vi avevo accennato al fatto dell'utilizzo dei filati metallici. Molto spesso negli anni 20, ancora di più negli anni 30, troviamo l'utilizzo di filati metallici che conferiscono queste vibrazioni, molto spesso argente, perché l'argento è ancora più apprezzato dell'oro, del colore dell'oro negli anni 30, ai tessuti. Le ultime due diapositive, così riesco una volta tanto, purtroppo è l'ultima e mi dovete perdonare per tutte le volte che sono andata fuori orario, ma riesco a finire alle 5:30 spaccate. E le ultime due diapositive faccio solo un'ouverture sugli anni 50 e i damaschi, la storia dei damaschi. Due diapositive bastano perché sulla storia di Como, dello sviluppo di quello che sarà poi il nostro distretto tessile, della sua eccellenza, vi parlerà diffusamente Margherita Rosina, e quindi non so se vi mostrerà queste due diapositive, può essere, glielo dirò, che così magari poi lei farà anche i suoi commenti.
Ho scelto due diapositive degli anni 50, perché il Damasco lo troviamo principalmente negli anni 50, al mio modo di vedere. Però non voglio essere smentita da Margherita Rosina e lascio a lei il compito eventualmente di parlare dei damaschi nelle sue conversazioni. Sorelle Fontana di Roma, tra le principali esponenti dello sviluppo della cultura, della moda italiana, in questo abito del 1955, un abito da sera, e realizzato con un damasco della Clerici Tessuto, un'azienda che nasce nel 1922, tuttora esistente, ancora attestata su una produzione di alto livello, di grande qualità, di eccellenza, e che negli anni 50 fornisce, è tra i fornitori delle Sorelle Fontana di Roma. Spero che riusciate a vedere che il fondo è raso e la foglia invece ha dei motivi in diagonale. Ecco, per quale ragione vi ho parlato di lampassetto? Perché nella didascalia ho messo damasco, ma in realtà potremmo chiamarlo lampassetto, utilizzando una terminologia un pochino più antica. E l'ultima diapositiva, 1954, in questa bella immagine scattata per una pagina pubblicitaria, quando ancora le pagine delle riviste di moda sottolineavano l'importanza del tessuto nelle realizzazioni sartoriali, una pagina pubblicitaria di questa ditta, la Scacchi, la Giuseppe Scacchi, che invece è una ditta che non esiste più, fortunatamente però l'archivio si è in parte conservato, anche se è presso un'industria privata e quindi non è aperto al pubblico, ma in occasione di una mostra della Fondazione io l'abbiamo visitato e abbiamo potuto trovare questo damasco bicolore con questo bel motivo astratto delle virgole. È un motivo, è bello questo disegno, è anche un gran bel movimento per questo abito moderno, potremmo definirlo, mentre l'abito della Sorelle Fontana aveva un sapore ancora antico, questo abito della vita italiana moderna, che è su Linea. Anche qui una bellissima rivista, sicuramente vi farete un affondo su Linea con Margherita Rosina, ne sono sicura che sarà pazzesco, e vi segnalo che oltre ad avere tanti tessuti, vi invito anche a frequentare la biblioteca della Fondazione, perché abbiamo tante riviste, tra cui anche Linea, che diventerà poi Linea Italiana. Perché Linea è una gran bella rivista, dove si parla di moda in maniera intelligente, non sempre si riesce a parlare di moda in maniera intelligente. Vi ringrazio, è stato bello. Non si vede.